No. Boh. Mi stava per uscire. Buonasera. Boh. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora. Comunque, niente, intro rovinata da l'apparato respiratorio di Fra. Non so se conta come respiratorio digerente o forse un po' entrambi. No, è un mix. Basta, troppa anatomia oggi. Ventu, non nominare anatomia, basta. Cioè, oggi me ne sono liberato, anatomia. Va, via, show. Frega niente, via. No, non voglio sentirne parlare per un po'. Comunque, buon salve. Buon ciao. Buonasera. Allora, buon arrivederci. Per chi fosse perplesso, sì, so che sembra passato poco tempo dall'ultima live letture del mese, perché febbraio è un mese corto. È perché l'ultima live, la prima live del format, non l'abbiamo fatta il 31 di gennaio, ma l'abbiamo fatta tipo qualche giorno dopo. Molto semplice. Yeah. Quindi sono passate di fatto tipo 3 settimane, ma è finito febbraio. Yeah! Sì. No, non so quanto sono contento di questa cosa, molto poco in realtà. Idem. Già, idem. Quindi niente. Però, questo mese ci ha reso molto leggeri. Leggeri. Ah, non ci stavo prendendo, siccome ho preso un po' di peso nell'ultimo mese, lì per lì non ti stavo seguendo. Però sì, allora regà, cioè, adesso io non so Angelo se si è fatto la pila della vergogna, io la mia me la son fatta, mortacci. Questi sono gli acquisti cartacei di cui parlo stasera io, Angelo c'ha anche la sua, quindi io mi sono abbastanza alleggerito. E se avete dei dubbi, c'è manga e c'è altro. Beh, tanto pesano! Vabbè, bene, fra l'altro noto ora un difetto su un volume. È troppo tardi. Feltrinelli online. Va bene, ok, sì. Eviterò di bestemmiare in live, però. Angelo, te l'hanno mandato col tuo libri? No. Sto un botto sto coso. Dio. Comunque, però di questo purtroppo non ve ne potrò parlare oggi perché non l'ho letto. Questo devo ancora leggerlo. Però fa parte della pila di roba acquistata a febbraio insieme a quest'altro e alla roba che avete visto prima. Quindi io nella mia pila ho messo soltanto la roba letta, perché sennò c'ho due cose qua dietro che ho preso tipo oggi, ma entreranno a marzo perché neanche domani le leggo. No, questo mese ho anche comprato libri normali e non c'ho nella pila Soul Eater 2. Vabbè, io per correttezza l'avevo cosa messo, però tanto parlarne è abbastanza... Cioè, sì, regà. No, non mi va di levarlo dalla libreria, so pigro. No, però sto mese ho anche preso questi due in edizione nuova di Neil Gaiman, visto che Coraline c'ho il film, c'ho il fumetto, mi mancava il romanzo, quindi l'ho recuperato, e appunto anche Stardust, quindi in questa edizione nuova è economica, costano tipo 11 euro, ma mi piace un sacco. Ho preso anche questo, che è il secondo libro della trilogia di questo scrittore cinese che sta facendo un botto di successo, nonostante comunque siano libri di qualche anno fa, ma appunto devo ancora leggere tutto, e poi ne ho approfittato anche per comprare Battle Royale, perché appunto ho visto il film del 2000, che è una cosa stupenda, incredibile. Devo leggere il romanzo originale, voglio leggere il romanzo, voglio vedere da dove è nato tutto il filone narrativo dei Battle Royale, di fatto, perché nasce del 2000. Ho visto il film. Se avessi visto quel film nel 2000 non avrei dormito per 10 notti. Cioè, esatto, però... siccome tecnicamente avevi 4 anni all'epoca, che cazzo.
Secondo me perché abbiamo entrambi visto queste edizioni belle, abbiamo detto, bah, compriamo. Che poi ho visto anche due o tre altre cose che me le dovrò recuperare nei prossimi tempi. È solo che io sfrutto un po' dei marchingegni per fare acquisti di libri Sfrutti un chiamati. complesso sistema di leve specchie. Sì, chiamati. Senti. Quindi niente, però devo farlo poco alla volta perché se arrivo e faccio genitrice. Quanti soldi hai? Fammi 150 euro di buono. Mi arriva una carta di credito volante da Lecce a Padova che mi si pianta in fronte. Ti dico, poi Però stavo vabbè, pensando di prenderlo non per anche il io perché buono. aspetto, sono curiosissimo. Cioè, siccome il film mi piaceva tantissimo, ma veramente, veramente tanto, è uno di quei film che io tuttora ogni tanto prendo e mi rivedo con piacere, ogni tot tempo. Sono curiosissimo di vedere il libro, quanto sia, cioè, quanto anzi il film sia stato un adattamento diverso, fedele al libro. Come DC Black Label c'è pure il fumetto. Infatti il fumetto non l'ho mai comprato perché ho scoperto che era tratto da un romanzo di Gaiman, quindi ho detto no, a sto punto leggo direttamente l'originale. Non l'avevo pubblicato neanche tanto tempo fa, era stato tipo 4-5 mesi fa che l'avevano rimesso o in stampa o in pubblicazione. Pure io ci avevo pensato, però per l'appunto, sapendo la roba, ho detto vabbè, il film l'ho visto, rivedere la rimasticazione a fumetto, no, fanculo, comprerò direttamente il romanzo quando è. Esatto. Tra l'altro mi fa venire in No, mente di che io c'ho un Negatoro ho armadio comprato un di hentai direttamente. Proprio. Sono andato in, me lo sono fatto spedire dal Giappone un hentai di Negatoro. Proprio. Ho speso 55 euro per farmi arrivare un una bambina. giornaletto hentai di Negatoro. Sì, no, non è vero, che No. schifo, però. Vabbè. Twitch ci dissociamo. Twitch, Angelo, No, non si fa mandare bambine dal Giappone. ma poi quella roba che ho visto di Negatore in giro in 6 settimane era una variant, ok? Non mi ci sono manco informato perché me ne frega un cazzo, quindi. Yeah. Era una variant, presumo. D'accordo. Boh, ok. Nel gioco le variant ho un pessimo rapporto, quindi. Vabbè, le variant devono essere belle, non devono essere Ma. pregiate, devono essere belle. Ho comprato due variant in vita mia. Una è quella di Kaiju perché potevo farmela autografare, se non avrei preso manco quella. E l'altra è Fire Force perché era semplicemente troppo bella per non comprarla. Quindi. Ecco, io quella di Fire Force, vabbè, ma questa è esula, però quella di Fire Force è stata proprio quella che io, tutti quanti a voi è piaciuta. Io non lo dicevo. Non so, a me fa impazzire. A parte che mi Sì, ci ma posso è piaciuto a te, a specchiare. Niccolò, a Martina, a tutti per piacere. Tipo, lì dice: sì, ok. Ma vabbè, ok. È Comunque, un vai a modo per vedere. forzarmi a iniziare Fire Force Io comunque, faccio una cosa. sappilo. Aspetta, intanto, regà, vi faccio giusto vedere sta roba. Uscirà l'articolo su Pornografì di martedì, vi avviso. Quindi, non è che ve ne parlerò molto approfonditamente. Però, levo questa roba dalla pila perché, vedete, è cartoncino. L'hanno venduto insieme alla prima stampa del volume. L'avevo messo nella pila per una questione di ordine mentale, ma adesso lo levo perché se lo tengo qui fino a fine serata lo scrafagno, lo distruggo e mi piango il cartoncino. Che E mi poi piangi dispiace. per aver speso No, non, era soldi di gratis. volume e cartoncino e rimanere senza cartoncino. Sì, ma era gratis. Ah, era gratis, allora lo puoi rompere. No, il cazzo! È un mio oggetto, perché devo romperlo? Boh. Comunque, in realtà ho realizzato il fatto che questo mese ho speso in cinema. Non dico quanto in fumetti, ma quasi, perché sono andato, ho fatto tipo il conto oggi, ho fatto, cazzo, a febbraio sono andato al cinema 6 volte. Sì, vabbè, Però sono stato furbo hai nella avuto roba. culo perché tu hai avuto modo di andare il pomeriggio agli orari in cui fanno il biglietto ridotto. Sì, cioè io a volte andavo lì alle 6, alle 7 del pomeriggio dopo lavoro, cioè facevo un po' di giri e di cose, però Cioè, sì, sono per riuscito a dirti, tenermi con gli orari tutto. che ho io, se fossi andato a vedere 6 film, avrei speso 62,50 euro. Sono stato sotto i 50, quindi. Schiacci sopra per indicare che è tuo. Va a marcare il territorio. Tattica ineluttabile, assolutamente. Aspetta, adesso vado anche alla Game of Thrones, perché ho visto qualche sketch dei Pokémon nuovi, soltanto quello. Adesso vado, prendo quello della tartaruga e faccio lo stesso con quello sketch, con lo sketch originale, così diventa mio e basta. Ah, ti piace il tartarugone? Ok, io pure lo Sne, in adoro. realtà no, cioè sì, ma no. A me non piace che abbia i cosini, I tipi. i Se simbolini dei con tipi i sulla topi, allora, faccia. se avessero messo delle luci e basta,
Con i tipi sembra un giocattolo. Quelli per l'infanzia, dove tu devi premere il tasto e Il bottone, muu, esatto. oink oink, cri cri. Tra parentesi, visto che oggi c'è stato il Direct, ho recuperato un po' di cose. E uno, mettere i paradossi di Suicune e Virizion come raid e non come evento giocabile è una cacata. Game Freak di merda, lo dico sempre, Game Freak di merda. Due, quel Virizion fa cacare, è proprio brutto, è uguale a tutti gli altri paradossi futuri, non si può vedere. Poi gli sbucano le lamette, cioè proprio brutto. E Shiny è ancora più brutto. Suicune è una figata, Quello l'ho visto, concettualmente. anche se ti credimi, io non ho capito il Mi senso. turba, però sai A me non cos'è? Sono turba, ma io impazzito non ho per una capito il cosa. senso per il quale Suicune, che è un canide, il suo antenato sia un velociraptor. È perché a livello di trama non si capisce se sti cosi sono veri antenati o se sono Ah, frutto vabbè, che di cazzo ne so io. altro. C'è no, c'è proprio un punto, perché poi sono stati stronzi, hanno fatto una trama carina, ma hanno messo un buco di trama che un personaggio interno al gioco nota e ti fa aspetta, ma sta cosa non torna, e poi il gioco finisce perché poi dovrai comprare i DLC per sapere che cazzo. Dio, Dio! Oggi ho visto il bundle, 98 euro! Gioco più DLC, 98 euro, ma state fuori, 98 euro Pokémon Scarlatto e Violetto, ma bruciatevi sotto i piedi in casa, non lo so, mettete Twitch, in noi non stia, fuoco. noi non stiamo diffondendo odio in alcun modo, ci dissociamo anche da questo. No, io non odio nessuno, semplicemente sono degli incompetenti a raffasoldi, nonostante i soldi li abbiano. Avevo paura che dicessi Comunque. degli incompetenti arrapati. Vabbè. Anche. Ho avuto cattivo. Concludo il discorso dicendo che quel cazzo di Suicune in competitivo sarà una bestia, perché già Acquadrago è una bomba di tipo, c'ha la mossa acqua che si potenzia sotto sole e vaffanculo, cioè c'ha pure le statistiche forti, che cazzo, c'ha tutto quello a fare. Sarà interessante vederlo giocato, dai, dai, non vedo l'ora, sono curioso. I paradossi mi Ok. piacciono un sacco. Comunque, chiudo. Discorso Pokémon, scusate. Direi, che ne dici? Iniziamo? No. Sì, questa cosa la potremmo ricaricare come tipo clippina, shorts YouTube, Come Reels clip Instagram. Nintendo non ci chiamare mai come Panini ha chiamato Sabaku per fare le robe su Elden Ring. Mini commento Pokémon Direct, ma tanto non chiamerebbero Sidonis se dovessero fare gli No, artbook, ma tanto, figurati. cioè, figurati, hai lanciato talmente tanta merda che verremmo ricondivisi da almeno centinaia di persone, poco ma sicuro. È Funziona quello che così spero, Internet. divertente. Cioè, domani ci ritroveremmo su, com'è che si chiama la pagina? Anime Pseudo o qualcosa del genere, che riporta le quote degli altri creator, e ci sarà la tua quote su Nintendo, con te dipinto di rosso, con le nuvolette sopra la testa. Esatto, Nintendo non mi paga, Amazon sì. Però hanno annunciato pure una serie animata Pokémon in stop motion in collaborazione con Netflix. Sono curiosissimo perché stop mo cioè, i Pokémon in stop motion potrebbe essere una figata se la Sì. fanno Ah, sta cosa non la decentemente. sapevo. Vabbè, guarda, sul se la fanno decentemente, considerando le ultime cose in stop motion che sono uscite su Netflix. Infatti. Ah, beh. Wendell e Wild era stupendo, Pinocchio di Del Toro anche di più, Anche la quindi. roba dell'Oni. Ti Ma ricordi? anche da parte Pokémon, l'anno scorso è uscito Neve di Isui, che Sì, era una Fede, miniserie Netflix fatta ci da paga. Wit. Tanta roba. No, Netflix non ci paga. No, Stiamo cercando no, di farci pagare Netflix, però hanno detto che abbiamo parlato male di mercoledì, quindi non ci vogliono no. No, pagare. no, no, Non tu non lo sai perché io ho ricevuto il bonifico quando ho parlato bene dell'ultima stagione di The Umbrella Academy. Non l'ho diviso con te perché ne ho parlato bene io. Cioè, che cazzo. Poi l'hanno distrutta in un sacco di persone quella stagione, quindi è per quello che ti hanno pagato. Guarda, Brutta sono merda. abbastanza abituato a pensarla in modo differente. Cioè, cazzo, quella stagione aveva dei problemi, ma da qui a doverla distruggere, ce ne passa Non veramente lo so, tanti. c'è gente che tipo, che merda! C'è gente detonata con quella stagione. Ma in realtà ha Comunque. parlato male? No, Fede, solo che non ne abbiamo parlato bene. Cioè, detta onest facendo questa una chiosa, io e Angelo siamo più o meno sulla stessa linea di pensiero, con delle differenze, ma non troppo eccessive. Mercoledì non è che è un brutto prodotto,
Però detto con franchezza, potevano non avere il nome mercoledì e ci sono una marea di ingenuità. Considerando il pubblico, che sicuramente non siamo io e Angelo, e neanche tu, e neanche Venturino, e neanche Torres che è appena entrato, ciao. Obiettivamente, per le ragazzine, per il pubblico giovanile, potrebbe funzionare, senza ombra di dubbio. Però è che caspita, e gli Adams, e il regista gente pesante all'interno, e mi fai quel prodottino. Bah. Allora, guarda come flexa la spilletta, bastardo. Allora, inizio io, Vai, facciamo. commento. Facciamo così, siccome io ho più titoli, Io facciamo due io, uno tu, due io, uno tu. volevo partire da questo, così ne parlavamo entrambi, visto che in teoria l'abbiamo letto e comprato entrambi, o tu non l'hai ancora trovato, non ho No, capito. allora, in realtà alla fine L'hai l'ho comprato trovato. o No, alla fine l'ho trovato. no? No. Ultima copia. E mi ero fatto i conti. E alla fine l'ho preso. Perché ho detto, vabbè, va. Se proprio devo fare l'offerta, prendo qualcosa che costa di più. Non una cosa che costa 17 euro. È giusto. Quindi, vabbè, sì, Allora, vai tu. Vai tu, mostralo. Bello, caro. Radiant Black volume 2. Abbiamo fatto un'intera live sul primo volume di Radiant Black con Francesco di Francesco. Salvatres e abbiamo fatto un post su volume 2, Sì, due domeniche fa. due volume 2 due domeniche fa. Esatto. Dove facevo un po' una sintesi del perché questo volume 2 è ancora più bello, ancora più sorprendente del volume 1, e davo un po' varie motivazioni che possono essere non ancora più sintetizzate, perché era un cazzo di post super sintetico con 4 pagine di scritte, il resto era tutto immagini, ma comunque, cioè, se ne può parlare. E rispetto al primo volume, qui si vede che il team creativo era più affiatato, cioè avevano preso confidenza con ciò che stavano facendo, avevano tirato fuori cose che secondo me si erano già ragionati per bene nel tempo, e quindi noi vediamo sti Power Rangeroni colorati che fanno team up assieme, infatti il nome del volume è Team Up, e si ritrovano a combattere contro un coso glitchoso e poi succedono cose. La cosa bella è come nel volume, appunto, vedi che gli autori sono diventati bravi nel codificare ogni singolo potere, nel codificare il potere del nemico che fa i glitch, che la prima volta che lo fa non capisci un cazzo di quello che ha fatto perché sei confuso tu e sono confusi loro, e dopo riesci a capire pian piano che lui può glitcharsi e teletrasportarsi. Ognuno di loro c'ha, vedete, c'ha quella rossa col pugnone rosso, quella rosa che fa i My warp warp. che hanno il coso rosa attorno, quello verde che spara, Ah, gente che vomita. c'è da dire, tu con i colori sei stato a posto, cioè hai visto tutto. Ma sono talmente fluo che Sì, perché ecco, cioè, voglio dire. allora è super psichedelico come colore. Hanno scelto delle colorazioni super psichedeliche. Funzionano benissimo, c'è da dire che i colori sono accesi, ma la colorazione in generale comunque è scuretta. Vuoi anche forse il tipo di carta, vuoi tutto, però non sono dei colori che ti accecano, ma funzionano veramente No, bene. Tra l'altro la roba della anche dimensione qui. Vabbè, mentale, chiamiamola così, ha dei colori bellissimi. ciao. Sì, poi c'è un punto dove fanno una specie di trip mentale. Io ho messo delle immagini su Instagram, dove per Fammi ovvie vedere un ragioni paio si di tavole, vedranno. visto che ci sei. Esatto. Dove per ovvie ragioni si vedranno piccole su Instagram, perché per quanto potete zoomare, si vedranno piccole. Anche perché Qui su ve le posso Instagram non far puoi vedere un po' zoomare. meglio. Cioè, Comunque, ragazzi, vediamo un po' sostanzialmente come vi dico: Angelo sta andando blind. Io so già cosa avverrà dopo. Vi dico che a mio avviso il secondo volume di Radiant Black è per adesso il migliore. Madonna, che figate! Che figate! È il migliore di quelli che vi potete leggere per ora. Cioè, il primo è un ottimo inizio. Il qua. secondo. Devi girare la pagina per leggere, devi proprio seguire la spirale per leggere i baluni, perché sono capovolti, quindi devi proprio seguire la composizione. E se tu provi ad andare con l'ordine destra-sinistra, non torna. Se segui la spirale,
tornano perfettamente tutti i dialoghi belli incastrati perché devi proprio leggere seguendo Sì, tutto vieni quanto. guidato. È Il una bello è che figata. poi va avanti e va sempre più per sottrazione, vedete, qui sono soltanto colori e nero e poi va ancora più per sottrazione dopo che c'è uno scontro, una roba che non vi sto a spiegare. Qua cambia tonalità e poi toglie ancora di più fino ad arrivare a questo che è praticamente puro line art. Questo è solo line art, dove però hai dei dialoghi codificati con il giallo, con il rosa, perché non sai chi è che parla dall'altra parte, poi appare un'altra persona che però ha i dialoghi arancioni e continua questo line art. Finché poi non escono e ripercorri tutti i vari gradi di sottrazione del colore che hai avuto fino a quel momento. Cioè, sta cosa è una figata. Il capitolo 10 è qualcosa di immenso. Guarda, Immenso. ti dispiacerà sentirtelo dire, però secondo me non hanno più fatto per adesso un capitolo visivamente così potente. Per quanto resta comunque su un alto livello, ma anche a livello di scrittura, la relazione tra il protagonista e il suo amico, il momento di climax che raggiungono nel secondo volume è stupendo. Ma obiettivamente andando avanti con la trama, puntando maggiormente sul mistero che avevano già iniziato nel primo volume con il robot, diciamo che, considerando che adesso siamo al capitolo 22, i prossimi due volumi saranno sempre belli, ma belli diciamo come il primo volume, non come il secondo resta la bomba. Il secondo è quel volume che per quanto mi riguarda fa dire, vabbè, ti do fiducia da qui ai prossimi 5 anni. So che col 25 dovrebbe partire un evento, tipo Sì, vabbè, mancano ancora. qualcosa. Ripeto, Però. mo siamo, aspetta, a meno che io non mi stia sbagliando, l'ultimo che ho letto è stato. No, è una roba che ho visto pubblicizzata dalla Image Comics, quindi Sì, ah, addirittura so che neanche il 20, neanche il dovrebbe 22. L'ultimo capitolo che ho letto è il 21. Quindi, vabbè, fino al 25 ancora ce ne vuole. Il 21 è uscito l'1 di febbraio. Quindi, figurati. Quindi, vabbè, ragazzi, cioè, detto francamente. Come vi ha detto Angelo, è una figata, è bellissimo. Per adesso sono soltanto due volumi, non usciranno con chissà quanta velocità, anche perché Saldapressa è puntuale, però viene anche incontro sia alle esigenze degli autori che dei lettori. È ovvio che al momento stanno dilazionando in maniera tale da non andare in culo alla pubblicazione americana, cosa che però inevitabilmente accadrà, ok? sì, vabbè, anche Però perché dopo il prossimo, il quarto, non so manco se è uscito in America a sto punto. Dove arriva il Il quarto? quarto mi sa di sì. Il quarto mi sa di sì. Sono 6-1. Sono? Cioè, il primo era 6, il secondo sono 6. Ah, è vero, no, è vero. Allora il quarto no, giusto. Sono usciti solo tre. Quindi, regà, Secondo c'è me il molto. quarto finisce al 25 a sto punto. Se c'è l'evento al 25, il Sì, allora quarto lo sì, faranno. probabilmente sì. Però ecco, per l'appunto, regà, cioè, banalmente, al momento i volumi costano 17 euro. È un brossurato fatto bene. Buone dimensioni, buona carta, buono tutto. Cioè, allo stato attuale per 34 euro con gli sconti che sappiamo perfettamente che anche voi trovate in giro in qualsiasi modo, con 30 euro. Paolo Come fai a Itagaki. sapere se è bella se in pubblico esce sempre con la gallina in testa? È bello lo spirito. Come minimo una persona Ok. simpatica. No, Gallina in testa. dai. Che per me la più Chad in ogni caso, però. Ah, sì. Ah, visto che mi trovo, dai, regà, cambiando argomento, tanto vi abbiamo già fatto proselitismo per Bla Ryan Black in mille e uno salse e continueremo a farlo, fidatevi. Ogni volume nuovo che esce. Allora, questo che vi sto per far vedere è Parno, pa Parno, non por, Parno Graffiti, con la A, Mascalzoni, anche Twitch. Vi sto facendo Con l'aria vedere. Arno come fiume. Sovraccoperta e al di sotto perché, tra le altre cose, hanno utilizzato la quarta, cioè hanno usato copertina, quarta, per mettere No, almeno. un ulteriore fumettino. Sì, considerando il costo. Allora, regà, come vi ho già detto all'inizio della live, di questo ve ne parlo martedì, esce l'articolo. Il costo è 9,90, ma vabbè, negli articoli vari il costo ve lo mettiamo sempre dei volumi, però ve lo faccio vedere pure adesso. Ora, è un saggio monografico a fumetti. Cioè, sostanzialmente,
questo fumetto racconta semplicemente la vita dell'autrice Paru Itagaki. Paru Itagaki, se non avete in mente chi sia, è quella che ha disegnato e sceneggiato Beastars, va bene? Quello con il lupo, le gosce, quello che, di cui stanno facendo l'anime in CGI su Netflix, con lo studio Orange che sta facendo Vash the Stampede e sta praticamente prendendo a martellate col cazzo chiunque fa anime in CGI in Giappone. Quella che ha avuto la sfortuna di avere come padre quello che ha fatto. Baki, Baki Amma. Tra l'altro, ti giuro, ecco, ne abbiamo parlato brevemente anche io e te. Il padre non viene menzionato troppe volte nel fumetto. Però quando viene. Ah, cioè, però quando viene menzionato. Cioè, a parte che è una cosa tristissima, perché questa cosa l'ho anche citata nell'articolo. Di base, noi già lo sappiamo, il lavoro di autore, sia per il padre che per lei, è una roba. Cioè, lei lo imbellisce molto, ma perché ci è nata dentro, ci è cresciuta. Ed è anche un po' particolare. Ma da esterno, quello che viene raccontato qui è terrificante. Cioè, il padre specifica che tornava tipo il fine settimana e basta. Cioè, dormiva nello studio 5 giorni, se non 6 su 7. Quando tornava, essendo il padre di famiglia con tutte le donne, era una persona, però c'aveva i suoi riti. Cioè, tipo, a un certo punto c'è un capitolo in cui racconta che quando arriva il padre, lei era la figlia, addetta a prendere la birra, versargliela e poi raccontargli la giornata mentre lui si levava la schiuma dalla birra per dire ste cose. Perché lui aveva quelle 24 ore, anzi quella cena, anche 24 ore, quella cena a casa, dopo spariva da capo. Lei stessa, in dei capitoli da adulta, sottolinea come nelle riunioni di famiglia è l'unica che sa tutto della TV, perché lei, stando H24 a lavorare in casa, lo fa con la TV. E a un certo punto ragione fa, ma non è che forse è il mio unico amico il televisore? Sì. Sì, vabbè, quindi sostanzialmente, regà, non è un fumetto, se non siete interessati. Allora, è super comico, cioè quello che racconta è divertentissimo. Se io non avessi conosciuto Paru Itagaki come autrice e mi avessero comunque dato questo volume in mano, mi sarei fatto delle grasse risate per quello che racconta, perché lei stessa nel primo capitolo si preoccupa di avere una vita ordinaria e tecnicamente ce l'ha, per quanto la racconta in un modo tale, talmente stupido, è filtrato dalle sue fisime mentali, da rendere eventi stupidi anche estremamente divertenti. Contestualmente, invece, se siete fan del fumetto, o se volete anche magari, ecco, avere una finestra nella vita di un autore qualsiasi, oh, 9,90, ve lo portate a casa. Il suo stile di disegno è il suo. Ci sono comunque. Non è un fumetto fatto perché ci debba essere chissà quale velleità artistica. Però per dire, ci sono comunque tavole decisamente interessanti che mostrano, a mio avviso, anche come lei fosse. Perché questo volume l'ha fatto mentre stava per finire Beastars. Cioè l'ha finito poco dopo. Quindi era già arrivata in un momento in cui aveva maturato abbastanza il suo tratto. Quindi, raga, veramente non è una roba imperdibile, però se volete una finestrella sulla vita di Paru Itagaki, eccola qua ed è molto divertente. E se invece siete dei fan di Baki, non capirei il perché, però nel caso in cui lo siate, avete una finestra in parte sull'autore di Baki. Immagina essere fan di Baki. No, vabbè. Comunque, esistono. Respirano, sono fra noi. Sì, e poi mi devo sentire dire che Araki fa le cose storte. Comunque, Araki fa le cose storte e vorrei anche dirti che vai fra col lui. prossimo. Sì, vorrei dirti mentre faccio vedere il prossimo che fra il gusto della moda di Araki e il gusto della moda di Siu, una tuta con la zip sulle tette è più sensata dei vestiti di Araki. Ma almeno Araki, se non lo so, fa una ricerca, mettiamola così. Siu, secondo me, non ce la fa proprio. Cioè, non ha proprio senso estetico quell'uomo. Vabbè, allora, questo è l'altro, regà, Jurassic League. Di questo dovreste aver già letto l'articolo, che è uscito tipo, cos'è, settimana scorsa.
Ragazzi, anche qui si tratta di una lettura estremamente leggera. Non è che io abbia chissà quanto da dirvi. È un what if, chiamiamolo Elseworld per voler essere fedeli alla dicitura, diciamo, ufficiale di sé, dove sostanzialmente la storia è ambientata nella preistoria e i vari supereroi e supercattivi sono dinosauri. Quindi, per l'appunto, come vedete dalla copertina, c'è Wonder Woman, che però è un triceratopo, Batman è un T-Rex, Superman è un... Coso. è un coso. Sì, Io Superman è l'ho un visto in coso. fumetteria, ho fatto, ma Superman non è identificabile in nessun dinosauro. No, Cos'è? allora, alla Una testa di un... morte. alla testa di un... quel dinosauro col collo lungo, che mo non mi ricordo come si chiama. Fede, se sei ancora in chat, illuminaci. Oh no, la gente Hanno copiato che dice hanno dalla copiato dalla Marvel. Marvel. È un continuo. Un continuo. Perché c'è il fatto, no, che cosa sono arrivati prima, gli Elseworld o i What If? No, che vaffanculo, che se ne fotte. Queste polemiche mi danno sempre fastidio, È perché? arrivato prima Aquaman o Submariner? No, è arrivata prima l'acqua bagnata. Comunque, Parliamo. per dirvi, questa tavola l'ho messa anche nell'articolo, ma è una delle mie preferite. Cioè, la presentazione di Joker Sauro. La presentazione di Joker Sauro, cazzo! Io voglio una run con episodi autoconclusivi lunga 200 numeri da poter seguire mese e mese di sta roba. Poi comunque, raga, detto francamente, mo per cedere quest'altra tavola, ve ne sto parlando come se fosse una trashata, ed è una trashata, però è disegnata di Cristo, disegnata veramente veramente bene. Qui noi dovremmo fare il solito pompino a Warren Johnson, ma la realtà dei fatti è che qui lui non disegna. Il disegnatore è Yuan Gideon, o Gedeon, non so come si pronuncia. Superman non è un brachiosauro stereotipato. Potrebbe essere, ma sai cos'è? È che il nome non richiama il brachio. Quindi, boh, non lo so. Però sì, Paradox Superman. Sì. Nintendo Superman. Però no, a parte gli scherzi, facendo, il disegnatore Yuan Gideon, accompagnato però in alcuni capitoli da altri due disegnatori. Ma in generale il livello è altissimo, sono tutti quanti veramente bravi, ci sono... Ma questo è un imitatore di Warren Johnson o sono bruciato io? Allora, ti dico, più o meno, non sei bruciato, non è un imitatore a mio avviso, perché comunque l'ho visto anche, ha un tratto molto simile. Molto simile per non dire quasi identico, però sì. Però se poi sai cos'è? Lui ha un tratto simile. La sceneggiatura è stata curata anche da Warren Johnson, se non principalmente. Quindi, metti il fatto che Warren Johnson ci ha messo le mosse di wrestling che piacciono a lui, il tizio che disegna, Gideon, ha un tratto simile al suo, sembra che l'abbia fatto Warren Johnson. I colori sono sempre quelli di Spicer, quindi da capo ti sembra lui. Ok, chiaro. Sì, cioè, poi vabbè, le copertine però, questa è la parte bella, le copertine sono fatte da Johnson. Questo sì, le copertine sono tutte fatte da Johnson. Questa è la Mamma copertina di uno dei capitoli. mia, lanterna verde coso sauro. Lanterna verde che sta affrontando Atrocisaurus. Atrocisaurus. Che cos'è Darkseid dinosaurato? Non lo so. No, è Atrocitus. Ah, giusto, no, io me Cioè, lo non è un ricordavo come dire. particolare spoiler, c'è anche. Non Darkseid, cioè aiutami. Omega Rai, Omega Beam. Ah no, è Darkseid, giusto, è Darkseid. Sì, sto stanco stasera. Madonna, mi piaceva un sacco Darkseid, tipo triceratopo, non so perché c'è il testone, non lo so. Allora, ragazzi, io non ve lo faccio vedere perché mo almeno non vi spoilerò il... Visto che lo si vede praticamente alla fine, non vi spoilerò il suo design, ma è bellissimo. È comunque meraviglioso. È figo, 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 figo. E comunque, regà, nel suo essere una caciaronata,
veramente fatta proprio in amicizia. Cioè, io nell'articolo non ho voluto dilungarmi perché non avevo fonti certe, ma sostanzialmente le varie voci dicono che l'idea l'abbia avuta Gideon, che è amico di Warren Johnson, e gli ha detto: "Senti, zio, mi dai una mano?" Warren Johnson: "Sì, dai, saliamo sul carrozzone e facciamo i dinosauri." Sì, cioè, letteralmente sono andati così a cazzo durissimo. La tizia gli ha detto: "Fate i dinosauri, dai!" Massimo, ma poi c'è, cioè, quando gli bussa Johnson, tenendo conto che gli ha scritto quel Wonder Woman della Madonna, figurati se gli dicono di no, Sì, quindi infatti. Quindi vabbè, raga, ovviamente che cioè, è sono veramente una trashata, però scritta comunque bene. Cioè, nei suoi pochi capitoli è coerente, non si impappina, ha dei personaggi sviluppati bene. Praticamente questo volume è meglio della Justice League di Snyder. Non che ci voglia ci vuole molto, però. molto. Ma effettivamente alcuni dinosauri hanno veramente dei nomi del cazzo, quindi cioè del cazzo in senso buono, però è vero. No, ho È visto. Non mi sto ricordando vero. l'ultimo video di Willy che ho visto su un dinosauro italiano. Che anche quello aveva un nome molto Immagino. strano. Escono sempre cose nuove, strane. Ah, vai, vai, tocca a te. Comunque, sì. Madonna santa. Questo. Parla, parla, che non mi hai detto un cazzo di sto documento, vai. Allora, sto fumetto è una di quelle robe che Saldanha è stato annunciato a Lucca, nel suo mare di annunci fatti a Lucca, ed è appunto firmato da Chip Zdarsky, che molti di voi conosceranno magari per Daredevil nelle sue recenti run. È Jacob Phillips, che è figlio di Sean Phillips, che è famoso come storico collaboratore di Brubaker. Quindi Jacob Phillips, il figlio, che però non disegna come il padre, e aggiungo anche un po' per fortuna, perché forse lo stile del figlio mi piace poco poco di più. Comunque, di che parla? È praticamente un noir, cioè questo signore è il solito detective burbero di poche parole, però nel suo essere un noir non è ambientato nella New York, nella Chicago degli anni 40, ma nella New York di oggi. E nella New York di Quindi affronta i oggi, Novax. magari no, ci sono le varie gang, cioè i russi, i cinesi, la mafia, solamente che le varie gang hanno capito che per fare soldi, e si concentrano molto su questo aspetto, cioè loro vogliono fare, c'è l'onore, il rispetto, ma in realtà vogliono fare soldi. E se qualcuno gli impedisce di fare soldi, loro fanno casino. E allora che fanno? Hanno un castello, si mettono d'accordo fra di loro. E cosa fanno tutti quanti assieme, queste gang? Pagano questo New Bern, che fa il detective privato per tutti loro, in maniera tale che se un tizio della mafia cinese viene ammazzato, lui va lì, fa le sue indagini, la polizia gli dà il lasciapassare, gli fa vedere le scene del crimine, le robe archiviate, non gli dicono un cazzo perché tanto sanno che lui è intoccabile. E risolve la faccenda trovando il colpevole e sistemando le cose, evitando che le gang si scannino tra di loro. Ok? Ma praticamente, cioè, se ci fosse Rocco, è la trama di Archer Vice. Non Sì, può. cioè, non lo so. Però è fantastico perché questo tizio comunque ti ispira veramente una certa riverenza. Cioè, lui va per la città. E lo conoscono tutti, e quando qualcuno fa lo stronzo con lui, qualcun altro gli dice: "Non toccarlo, quello lì è New Bern, stai fermo perché lo pagano tutte le gang. Se gli fai qualcosa, sei morto." Quindi ti dà appunto l'idea di essere questo detective che è non solo sopra le leggi, ma sopra anche chi controlla la città in un certo senso, proprio perché lavora per tutti quanti. E questo concept è una figata. Per di più, lui si trova un assistente, tale Emily, di cui ci sono appunto dei diari. In pratica i capitoli sono inframmezzati, i cambi scena nei capitoli sono inframmezzati da questi diari di Emily, che sono Ah, molto vabbè. carini perché ti danno, Figata. cioè, la voce narrante dei Mar, però rielaborata, perché è interna alla storia, non onnisciente, e che ti dice tutto quello che ti devi dire in un'unica soluzione. Quindi non è la voce narrante che ti spara vignette ogni 3 secondi e tu devi stare lì a leggere continuamente. Quindi come struttura è molto dinamico perché hai capitoli brevi che sono ulteriormente divisi dai diari, quindi si lascia leggere proprio tant'è che ci sono 8 numeri tipo qua dentro, in quello che sì, si chiama volume 1, però
è un volume 1. Non posso dire, si chiama volume 1, ma finisce. No, si chiama volume 1 ed è un volume 1. Quindi finisce, tu fai porco il cazzo, dov'è il volume 2? E lo stanno scrivendo. Lo stile è molto carino, tratto sottile, molto essenziale, non si perde in fronzoli inutili, poche linee Sai semplici, che avrei quasi puntuali. pensato a una roba in bianco e nero? Come Invece parte. no, anzi, usa un botto i colori, non tanto, ce lo dice pure all'inizio del volume. Lui dice: a me non mi interessa fare qualcosa di realistico con i colori, mi interessa concentrarmi sulle luci, le ombre e i colori per dare l'atmosfera e le Ah, cose. ok. Quindi, sta cosa è molto carina. Lo stile funziona secondo me molto bene per quello che vuole raccontare. Anche la gabbia, che è molto rigida, ci cioè sono tutti rettangoli praticamente. Funziona molto bene per il tipo di storia molto inquadrata che è, tranne una sequenza dove per un preciso motivo si storce tutto, Ma è c'è un molto grosso carina mistero alle comunque. spalle, qualcosa che chiude il volume e ti fa dire New Burn sta per essere inchiappettato male? No. E letteralmente, cioè, perché lui a una certa ti fanno capire che sì, lui è protetto da tutti, ma le cose potranno girare male anche per lui Ma prima o poi. siccome hai detto letteralmente, ho pensato che ci fosse una scena in cui se lo stessero veramente per sodomizzare. No, però è in un luogo dove questo può succedere. E Dai quindi cinesi. niente, finisci il volume che fai. Oh cazzo! E mo? Beh, mo, cioè, in teoria metto un punto alla fine del volume. Però, cioè, ci sono delle cose che devono continuare, ci sono delle cosine che rimangono aperte che tu dici, bah, bah, chi ha cercato di fregare chi? Chi ha inculato chi? Quale gang vuole fare del male a quale altra? E poi nel frattempo quindi poliziotti corrotti, gente disperata, carceri, insomma un po' di tutto quello che c'è in questo genere. Quindi se a uno gli piacciono i thriller, i mystery, i noir, può andare sparato che sta roba... Vabbè, allora, considerando l'età media del nostro pubblico, quindi Riccardo che è un ingegnere, quindi ha più o meno un centinaio di anni d'età. Perfetto per lui, proverà l'atmosfera anni 40 che c'è. Esatto, Venturino è anche più anziano di Riccardo, Torresi è già in età geriatrica, si comporta come un nonno. Quindi diciamo che ci siamo, cioè è la signora in giallo, però maschia, che serve a loro. Detective, sì, Un po' così. detective. Però se avessi avuto il setting anni 40 mi sarei un po' sfavato perché è una roba un po' troppo vista. Invece col setting moderno, con la tecnologia, Quindi lui funziona meglio. cellulari, computer, tutte ste Sì, lui ha lo cose. smartphone. Lui ha lo smartphone dove lo chiamano e gli E dicono: Ehi, non è l'investigatore stereotipato che tecnologia di merda. oh no, cioè, non è un rago nella tecnologia, ma sa usare uno smartphone. Vabbè, ok, No, praticamente. cioè, lo sa usare. Poi c'è l'assistente che gli fa: Trovami qualcosa, ti do 100.000 dollari l'anno. E lei fa: Cazzo, ma l'ho trovata cercando su Google. Però, cioè, però un telefono lo sa usare, mettiamolo così. No, non è come Rampo, niente. Pure è bravo a menare le mani, ovviamente, perché, cioè, sai com'è, quando hai a che fare con certa gente. Nulla, quindi super super carino. Tra l'altro 20 euro, quindi prezzo anche tranquillo, cartonato con le solite cose verniciate di saldo verso in Ah, rilievo, 20 super carine, che euro metti. cartonato, minchia. Sì, ma infatti pensavo, quando l'ho annunciato, pensavo fosse un brossurato, invece no. L'unico problema è che appunto il volume 2 lo stanno scrivendo, preparando, ma Col fatto del prezzo dei cos'è? Ti sei confuso con Step by Bloody Step, sai com'è? Molto facile. Io così. Io fino alla fine 35 del 2000, io euro. fino alla fine del 2023 continuerò a nominarlo. Finché non arrivano gli editori lì in live e ci diranno smettetela di nominare quel fumetto, compratelo. No, regalatecelo, merde. Watson, come... Ecco, no, non siamo a questo livello qui, però diciamo che se gli chiedi di usare Google, Vabbè, signor allora, posso Newburn... immaginare, Watson, come aggiungo questa casella nella tavola Excel? È un po' come avere a che fare con te con la tecnologia, ogni tanto ti pianti sulle cose, tu fai, fra, dai, puoi farcela.
quello spirito lì, tu sai che ce la può fare, ma non ci si mette No, realmente la tecnologia dovrebbe essere semplice, non dovrei essere io a complicarmi la vita per capire la tecnologia. l'impegno. No, questo perché non hai mai programmato, ragazzo. Mai lo farò, grazie a Dio. Ah, a questo punto io Niente. seguo con Angelo con qualcosa di molto più easy per un semplice motivo. Questo è Blue Giant, quinto volume, e regà, veramente non ci perdo chissà quanto a parlarvene perché ci ho fatto una live intera con Martina. È morto il volume? Ah no. Ti ho visto parlare. Non ti stavo parlando sopra, quindi ho mimato con le labbra, Ah c'è sì. una live. Cioè, raga, c'è la live per l'appunto. Veramente che cazzo, non ve ne parlo perché è bellissimo. È veramente bellissimo. L'unica roba che mi viene da dirvi è, ve lo ripeto, se non l'aveste seguita, non siete fan del jazz, non vi preoccupate, questo fumetto ve lo potete fruire lo stesso. Avete il timore che, essendo un fumetto che ha come oggetto principale la musica, ci sia un'incomunicabilità per colpa del media? Fregatevene, perché l'autore è un mostro e vi riesce a comunicare il senso della musica grazie all'utilizzo della griglia. È bravissimo, è fenomenale. Grazie anche poi, vabbè, qui sto diminuendo, ma poi onomatopee, inquadrature, tutto, linee cinetiche, cioè ogni mezzo a sua disposizione l'ha utilizzato per darvi un senso della musica meraviglioso. Inoltre, se siete spaventati dal numero di volumi, perché dopo c'è Supreme ed Explorer, non vi preoccupate, perché comunque questi 5 volumi sono fruibili da sé. Allo stato attuale, J-Pop non ha ancora annunciato il seguito. Io incrocio le dita perché non lo pubblichi per un po', perché se no sono altri 75 euro che se ne vanno molto in fretta. Però, cioè, regà, questi qua davvero, per l'appunto, prendete questi 5 volumi, 75 euro, vi leggete una storia della Madonna con un formato veramente ben fatto, è pregevole. Cioè, ho avuto io la sfiga con questo quinto volume ad avere due tavole fallate, ma altrimenti non ne ho trovate. Io sono sfigato con i volumi in generale, però, cioè, altrimenti andate tranquilli. Invece, l'altro che è pure lì, Glisso, Soul Eater 2, sta andando avanti. Regà, ci abbiamo fatto un anno intero di live, il volume continua ad essere, cioè l'edizione continua a essere di ottima fattura, le color valgono praticamente da sole la pena Di di comprarlo, comprarlo, esatto. cioè, anche perché poi, questi casi sono dei colori completamente senza senso per certi versi. Cioè, per dire, guarda qua, la ghigliottina è gialla e verde, però è comunque una figata. Ah, diciamo che se tutto il manga fosse colorato, sarei un po' tipo. Però quelle color che ci sono mi piacciono molto. Sì, no, per dire, guarda qua, guarda la Poi piccola vabbè, mi pugnalata piacciono quanto è anche bella. i. Lo so, Madonna. Tra l'altro, io quando l'ho letto non avevo le tavole color, perché avevo letto la versione ufficiale di Kodansha, la di Che cazzo sono loro, e le color erano comunque in bianco e nero. Quindi io adesso che lo sto rileggendo con la Deluxe, sto vedendo per la prima volta le tavole a colori No, ma poi, a originali. parte gli scherzi, Angelo, io faccio un confronto anche con l'edizione vecchia che avevo io, ok? Cioè, per dirti, ti prendo una tavola come da questa qui, con... Accidente! Ah, ecco. Una tavola come questa, nell'edizione che avevo io, era veramente fatta male. No, ma immagino. Faccio vedere i dettagli. Cioè, l'edizione vecchia con tutto. Mi rendo conto che prima Planet faceva le edizioni in modo diverso, erano molto più sottili, molto più con una carta diversa, un'inchiostratura diversa. Si sa, cioè, chi compra fumetti da tanto tempo lo sa che quei volumi erano infamati perché ad alcune partite si scioglieva l'inchiostro l'estate. Grazie a Dio ora non è più così in generale, ma comunque questa edizione vale la pena. Assolutamente Sì, sì. L'unica cosa per sono la quale continuo a d'accordo. dire che mi dispiace è che, a differenza di Fullmetal Alchemist, la quarta di copertina senza la sovraccoperta è soltanto un riciclo, cioè sono uguali. Questa cosa mi No, per me dispiace. potevano usare fronte e retro per mettere le copertine originali dei Sì, volumi esatto. contenuti dentro. Però, ok, va bene. Ah, Guarda. niente. Comunque, la prossima esce il terzo, tipo, mi sa.
O questa settimana o la prossima esce il terzo. No, teoricamente questa settimana. Io infatti forse faccio un Anche magheggio. io ho la casella in fumettiera che sanno che quando a me arriva lo metto da parte, io vado e lo ritiro perché sennò mi perdo con le uscite di Planet, non è possibile. Io faccio i miei soliti magheggi quando scendo giù, quindi è capace che me lo piglio, Aum, aum. Tra l'altro questo è il volume in cui viene introdotta Crona, che nell'edizione italiana viene chiamato al maschile, però penso che sia una scelta Sì, penso veramente che sia una scelta. dettata dal fatto che abbiamo una lingua che non è il neutro, quindi. Sì, vabbè, da quello è probabilmente anche perché non c'è una questione di genere nel fumetto. Cioè, nel fumetto non viene fatta una questione di genere su Crona. Però è comunque effettivamente intenzione di Okubo non farti capire se sia un maschio o una femmina. A mio avviso, e questa cosa l'abbiamo già detta, proprio perché non si deve per forza creare un collegamento amoroso fra Crona e Maka. Esatto. Semplicemente basta capire che c'è affetto fra i due personaggi. Fine. Sì, il maschile è il nostro neutro, quindi sì, di fatto la scelta è corretta. Poi so che ci possono essere 50 lamentele su sta cosa, però regà, una certa, sti cazzi. Quindi nulla, niente, bellissimo, bellissimo. Non vedo l'ora di arrivare al. Però qua c'è pure lo scontro tra Tsubaki e fratello, quindi Sì, è una di delle tavole questo che ti ho volume. fatto vedere, era per l'appunto dallo scontro. Sì, era quello. Io non vedo Dove l'ora di arrivare utilizza allo un tratto più scontro. sottile, un sacco di tratteggio per fare i dettagli, meraviglioso. Credo sarà il 7 o l'8 comunque lo scontro. Io voglio arrivare ad avere quel volume lì in Ma mano. guarda, io Mannaggia, voglio la mia arrivare alla fine semplicemente perché mano. così ci leviamo anche questa spesa di 13 euro bimestrale, dove Vorrà, anche lì. ci vorrà un anno, 2 anni, Ma mi va bene, neanche. cioè basta che tipo chiudi gli occhi e siano passati 2 anni. Semplicemente anche perché, regà, ultima cosa. Panini, se ci stai vedendo, ce la fai anche con una pubblicazione bimestrale a non sminchiare le uscite? Sto volume sarebbe dovuto uscire a gennaio. Ma poi non è, cioè io capisco la Deluxe di Berserk che dici è faticoso farla uscire perché è un volume di una certa Questo volume. No, ma grandezza. io capivo con Ma Fullmetal Alchemist che facevi come l'uscita mensile. Qui l'hai fatto bimestrale e già al secondo volume hai sminchiato tutto e infatti hai fatto uscire primo e secondo nel giro di un mese e terzo. fanno? No, No, primo scusa, prima. a Sì, ottobre, primo secondo a ottobre, secondo slittato, febbraio. hai ragione, scusa. E adesso esce pure il terzo. Per favore, per favore. Ma come con 20th Century Boys non ce la faccio più, c'è uscito il 10° settimana scorsa, settimana questa, esce l'11°, io sto lì che faccio, ma raga, ma porco il cazzo, per fortuna mi sono tolto sta cosa, è finita quest'ordalia di 20th Century Boys, non vedo l'ora di andare sul sito Panini, fare l'ordine, spedire tutto giù e vaffanculo, non ne posso più di questa serie. Ed è un manga che da che ricordo da ragazzino ho amato veramente tanto, non vedo l'ora di leggere quando Eh andrò sì, giù, quando andrò il giù. problema è che ora ci stiamo Però, spendendo soldi, quindi. che cazzo, cioè, quindi va bene. Dai, tocca a te. Io ho il carico. Minchia. Allora, Sculaccia quel volume. i retro di copertina fatti bene. Cioè, è più bello il retro di copertina della copertina, forse. Sì, cioè il fronte sembra cappuccetto rosso cresciuto. Allora. Incognito di appunto Ed Brubaker, sceneggiatore famosissimo per aver ammazzato Capitan America, ma ha fatto anche un ciclo di Daredevil che dovreste tutti quanti leggervi, che assieme a Sean Phillips, suo storico collaboratore con cui ha fatto una marea di roba, tra cui Pulp, che è uno di quelli che ho letto, tanta tanta roba bella, sono un duo incredibile loro due, tira fuori sta roba. Ora, questo qui, vede, Incognito Omnibus, quindi sto coso è grosso, tante pagine, c'ha tanti extra alla fine, tra cui Madonna. le e gli studi originali. Guardate che cazzo di studi di prospettiva che si fa questo, che sono caoticissimi ovviamente perché sono studi di prospettiva con le matite originali, cioè queste cose mi fanno uscire di testa. È pieno di extra, ha tantissimi extra, sono almeno 20 pagine di extra, una storia inedita,
della roba scritta alla fine, appunto c'è una lettera dell'editor, c'è un botto di roba, c'è veramente, quindi è un'edizione veramente bella, c'è queste mega copertine alla fine, c'è di tutto, veramente di tutto, tra cui anche tipo fighissima la copertina originale del primo volume col magazine. Vabbè, c'è un sacco di roba bella. Cioè, le copertine a doppio tavola sono stupende. E di che parla? In pratica, era un periodo della vita dove Brubaker si era un po' rotto il cazzo di scrivere supereroi. Ok? Cioè, lui dice: la mia mente ormai era così abituata a scrivere supereroi che quasi non riuscivo a scrivere altro. Da lì scrisse poi una serie chiamata Criminals, qualcosa così che non ho mai letto. E mentre faceva questa roba qui, che era roba un po' pulp, un po' così, gli venne in mente di creare questo incognito che doveva essere una storia pseudo-supereroistica, dove però l'eroe è sostanzialmente uno stronzo, con molti pochi freni morali. E quindi ha iniziato un po' a ragionare sull'idea, e insieme a Sean Phillips hanno creato praticamente due storie contenute entrambe in questo volume, ovviamente. La prima è quella che presenta il protagonista, questo Zack Overkill, quindi già che chiami Overkill uno come cognome fai bene. America! America, sì, è una storia tipo più o meno 160 pagine, poi l'altra è quasi altrettanto. Scusami, l'anno di uscita originale? 2000 qualcosa, 2009, scritto qua. Ok, ho avuto, guarda, avevo il mezzo dubbio. Cazzo, l'ha fatto appena dopo il 2001, quindi ci ha ficcato pure già di... No. No, Ok. no, no, non è molto dopo. Ok. E quindi la prima è una storia per lo più di presentazione del personaggio che fa cose, eccetera. Capisci che questo qua era stato creato. Che non, e quei supereroi nati dalla scienza usata in maniera perversa nel senso per fare del male, no? Veniva mandato in missione a stempiare cose, a uccidere tutto quello che camminava, eccetera, eccetera. Quindi è completamente privo di senso morale. Vive in un mondo normale dove sono pochissimi quelli che hanno poteri come lui, e quindi è incredibilmente forte, inarrestabile per chiunque sia una persona normale. E si troverà a dover affrontare cose. Quella veramente bella, bella, secondo me, è la seconda storia. Che secondo me è molto più interessante. La seconda storia, di fatto, ha molti più livelli di lettura, più tematiche, è più bella. Cioè, si vede che l'ha fatta dopo tempo, dopo che aveva preso fa anche familiarità con il personaggio. E quindi nulla, sostanzialmente fa parte di quelle storie dove c'è questa città, questo mondo che è completamente marcio, dove la gente è corrotta, sfatta, stronza, rincoglionita, tutti quanti. Questo Zack non è l'unico dotato di poteri, ovviamente, chi ce li ha è anche più stronzo di lui. Tra cui c'è un tizio tutto che è inquietantissimo, con sta faccia tutta piena di nervi, che è una specie di Xavier, con la differenza che non ha niente che ne possa fermare i poteri se si scatena. Questo tizio che si chiama Black Death viene tipo Quella è la incarcerato. Madonna, Black. Sì, lo Molto so. molto sottile, molto No, no, sottile. ci arrivo, c'è un motivo per questo. E questo tizio dicono che per tenergli buoni poteri devono usare tutto un sistema che alimenterebbe una città per quanta corrente consuma per poter tenere bloccati i suoi poteri mentali, che altrimenti potrebbe scoppiare tutto. Avevo Questo quindi. paura che ci fosse qualcosa che c'entrasse con il colore nero. No. Il punto è che come genere è molto sul pulp. Cioè, Brubaker è uno che continuamente si rifà alle riviste pulp, che poi il pulp è diventato famoso con Pulp Fiction, ma il pulp erano quelle rivistacce spesso che contenevano dentro storie, fumetti, un po' tutto mischiato, di roba appunto di violenta, gente che si ammazzava, si sparavano, cioè erano molto così le storie pulp. E lui si rifà molto a quel filone, quindi hai tutte le cose esagerate, no? Gente senza morale, la città marcia, sti nomi super tamarri, questi design super tamarri che
sono molto poco DC Marvel, ma più appunto questi giornaletti pulp che venivano venduti e con cui comunque anche Brubaker in parte ha fatto carriera volendo. Questo stile pieno di ombre, pieno di neri, no? Che è tutto così, cioè, punta molto sul thriller, su queste cose qua, quindi è proprio volutamente richiama quel genere, c'è lo scienziato pazzo che è super stereotipico, quindi c'è tanta roba, ok? C'è tanta roba dentro, però appunto bisogna essere, eccolo lì, il signor Black Death, che ha tutta questa testa nervosa, schifosissima, pericolosissima. Quindi niente, è un bel volume se vi piace il genere, se vi piace Brubaker, perché comunque Brubaker, per quanto faccia poi delle follie assurde durante la storia, rimane sempre molto, riesce sempre a rimanere molto quadrato, cioè a non andare mai, cioè va sopra le righe, ma senza andare troppo sopra le righe. Quindi uno sceneggiatore un po' particolare che se vi piace, ogni dove vi piacerà per forza. Cioè, se vi piace Brubaker per forza. Se vi piace la roba thriller, violenta, di gente che si scazzotta senza morale, roba simile, anche qua il volume ci sta. Ovviamente questo è un acquisto che deve essere super mirato perché a me Brubaker piace, però sono 35 euro, che per il mercato attuale è un prezzo veramente No, competitivo, tenendo conto delle pagine, del cartonato, degli extra, cioè è un cioè, prezzo Angelo, competitivo. per farti il confronto, banalmente, cioè, uno dei volumi che c'ho stasera, sai che è questo su 39 euro. Appunto, quindi salda presto sa essere sempre molto competitiva con i prezzi, però al contempo non è un acquisto per tutti, cioè non è quella cosa che dico, ma può piacere a tantissima gente, no, è specifico, quindi niente, però appunto io di Brubaker ho sempre cercato di leggere un po' quello che capitava perché mi piace molto come sceneggiatore, quindi sono rimasto super convinto e super colpito da questa lettura. Niente. Bon. Allora, Io a livello di, poi di pubblico, per l'appunto, no, Fede faceva notare il fatto dell'etichetta sotto la quale è stato venduto inizialmente, pubblicato inizialmente. Io, onestamente, non avendo letto, non lo sapevo. Molto interessante come dettaglio. Per il resto, sì, a livello di prezzo, Fede, sì, quei 35 euro, considerando quello che ha detto Angelo, conviene un sacco, ma per dire, anche il volume che adesso vi avrei mostrato io, questo qui dei Guardiani, 39 euro è conveniente, cioè con Angelo abbiamo fatto il conto, obiettivamente è un volume cartonato, anche lì con qualche extra di copertine, cazzate varie, lo paghi per ogni capitolo meno di quanto pagheresti uno spillato, quindi ovviamente conviene. Certo, ci sarebbe sempre da fare un discorso che non è adatto a questa live, però almeno per come la ragioniamo anche io e Angelo, per le nostre idee economiche e compagnia cantante, in un mondo in cui ormai ogni cosa costa l'ira di Dio, diciamo che far costare un bene non primario come il fumetto così tanto lo allontana anche da quello che è il suo pubblico elettivo. Per quanto poi bisognerebbe, lo sappiamo, fare le ramificazioni, dove mai un cartonato del genere non te lo compra il quindicenne, ma te lo compra il 27enne e 28enne. Però anche lì siamo in un'Italia dove a questa età è capace che o non hai uno stipendio o se ce l'hai se ne va tutto in affitto. Però, vabbè, che se Joan, Firepunch sì, Sì, perché continua. facciamo esatto, facciamo risposta alla domanda specifica e poi già che infiliamo una lettura del pubblico, visto che abbiamo ricevuto diversa roba che secondo me era carina da Sì, no, io discutere. Fire Punch l'hai detto perché l'ho rimesso proprio nelle storie. Siccome ci ha dato due risposte differenti, ho scelto quella di Fire Punch e ho ricondiviso quella. Ammetto che poi nel frattempo in serata non ho controllato se altra gente abbia. Qualcosina d'altro era arrivata, ma poi ora controllo io. Sì, però Fire Punch, guarda, è meraviglioso, è stupendo. Fujimoto, all'epoca era, ripeto, c'avevo, come ho scritto anche nella storia, ci ho anche scritto, ma mi fa super, super piacere parlarne ancora. All'epoca non aveva ancora finito, diciamo, di limare il suo tratto, non aveva ancora finito di, soprattutto, limare quel cervellaccio che tiene,
Perché in Chainsaw Man, l'abbiamo sempre ripetuto, c'è pazzia, ma è pazzia controllata. In Fire Punch ci sono veramente delle cose che sono fuori di testa e fuori dagli schemi, non per nel senso del ah, questo autore fa le cose diverse dagli altri. No, no, semplicemente delle volte aveva delle idee di incroci fra mondo cinematografico e fumettistico, o delle idee talmente stupide da fare il giro e diventare incredibili, che veramente sono sintomo di una mente, da un lato geniale e dall'altro veramente fottuta di testa, e che evidentemente per tutta la sua vita ha masticato film dalla mattina alla sera. Cioè, probabilmente Fujimoto doveva essere uno mai che si guardava Pulp Fiction a colazione con latte e cereali, considerando le varie citazioni che fa e lo stile che ha raggiunto. Mentre Considerando che con volumi di short stories lui dice che si mangiava, cazzo si era mangiato ed è stato male per giorni, vabbè. Fujimoto è un tipo. Fire Punch è l'unica cosa sua che mi manca da leggere, fra l'altro, ma ah, lo dovrò sì. fare prima o Ma fino, poi. Angelo, fino alla fine comprati quel cofanetto quando puoi. Tu che non hai quella, tu che non hai la battaglia personale che ho io, che non voglio pagare il sovrapprezzo di quel cazzo di cofanetto, puoi Sì, comprarlo. se lo prendo già pieno non me la sento quella cosa, E vabbè, per quindi. forza pieno, lo vendono solo così. Almeno, Appunto. tecnicamente dovrebbero venderlo già pieno. No, Mentre perché per... tipo quello di Look Back lo vendevano con Look No, Back e no, basta. ma qui era Qualcuno differente, ti ricordi? Cioè, lo l'ha vendono, comprato cioè, anche quello. sul sito, non puoi comprarlo a parte, lo compri direttamente pieno con tutti i volumi. Ah, vabbè. Mentre Già per quanto... meglio. Sì. Mentre per quanto riguarda My Hero Academia, allora, Joven, sia io che Angelo non abbiamo letto l'ultimo capitolo, io ho letto gli spoiler. Ti dico molto brevemente, perché poi magari ne parliamo in un'altra occasione, però... My Hero Academia in generale sappiamo perfettamente essere un manga che, oh, per l'amor di cielo, tutti i fumetti, tutte le cose hanno la loro fascia di odiatori seriali. Nel caso di My Hero Academia la cosa è molto pressante perché, non lo so, Horikoshi avrà inavvertitamente ucciso la famiglia di qualcuno e non lo sappiamo. Però fondamentalmente, non proprio per quest'ultimo capitolo di domenica, ma quello di domenica scorsa. E Angelo lo sa perché ci siamo anche scambiato dei messaggi con delle tavole originali in giapponese, delle tavole divise, tavole tradotte invece da fan. C'è stato, e questo sappiamo, tutto il casino relativo alla traduzione di uno dei dialoghi, di uno dei personaggi. E lì effettivamente ho sentito il caos che si è creato nella community inglese più che italiana, perché i fan, i traduttori. I fan traduttori, fan translator, hanno fondamentalmente Tra appiattito. parentesi, non avrebbero senso di esistere dal momento che esiste Manga Plus, Vabbè, sì, ma effettivamente. bisogna sempre credere di saper fare una cosa meglio di chi la fa per lavoro. Cioè, un po' come se io fra venissimo a dirvi che noi, come posso dire, noi facciamo un lavoro migliore di, non so, Raffaelli che fa il critico di fumetto per mestiere, cioè, è lo stesso principio. E bisogna arrivare a dire io traduco meglio del traduttore di Manga Plus. Esatto, cioè poi Non è veramente vero. vi mostreremo le tavole a confronto, però per farla breve, effettivamente ci siamo, più io perché sto più su Twitter di Angelo, ma ci siamo resi conto, sì, Bento, il dialogo di Kami, gli inglesi sono impazziti in senso negativo, perché per l'appunto il traduttore di Viz ha messo, ha seguito il dialogo come era stato scritto in giapponese, lo ha tradotto mantenendo... Scusate il termine, ma è corretto a sto giro. Quel cringe internettiano, quel modo di parlare estremamente criptico per chi non frequenta internet, non frequenta anzi addirittura determinati ambienti dell'internet, e nel tradurre le note, vuoi perché probabilmente questo qui o non frequenta determinati posti o ci avrà una certa età, mo non sappiamo tutti i cazzi del traduttore ufficiale di Viz, però in alcune note ha specificato che non sapeva quegli slang che cosa significassero di preciso, non tanto in giapponese, ma proprio in inglese. Fatto sta che i fan hanno completamente appiattito i dialoghi per renderli comprensibili e lamentandosi che fossero cringe, prima inculandosi Viz e poi inculandosi Horikoshi perché mai se un personaggio parla in modo
parla con un certo slang, mai sia, assolutamente. Tutti i personaggi devono essere Chad se sono uomini e Troione se sono donne, assolutamente, se no il pubblico non Non è so se quel contento. termine l'ha permesso, ma facciamo finta che lo fosse. Vabbè, tanto non ci sta niente. Vabbè. Quindi, Joven, sì, sappiamo di questo problema, sappiamo che purtroppo le ultime 2 settimane sono state molto difficili per My Hero Academia, però consoliamoci, è un fumetto che allo stato attuale sta spaccando, sta andando benissimo, non c'è un buon... veramente non c'è un capitolo che si è disegnato male per intero, al massimo trovi la vignetta dove puoi rompere il cazzo all'autore se proprio vuoi essere cacacazzi. Opinabilmente sì, ci possono essere delle cose che piacciono o che non piacciono, ma bene o male tutto torna a livello di scrittura. Sta andando bene e fra un po' finisce così. La gente acquista sul cazzo My Hero Academia, se ne va in pace, finisce il fumetto, smettono di rompere il cazzo e noi, grazie a Dio, ce lo possiamo godere bello che è finito. Aspettando il giorno in cui uscirà una perfect stampata come si deve. Non trovo le solite paure del per il verso il finale, ma perché tanto chi lo odia è così concentrato a odiarlo che è una merda da n capitoli a sta parte. E sta andando verso il finale con i tempi che vuole, prendendosi le pause quando gli servono, Sì, quindi. e nonostante questo la gente continua a uscirsene con cose assurde, tipo questa cosa lo dissi anche In durante realtà ha la detto live. Trimonio. Eh? Ha detto Tronioni, ho detto no, in realtà ha detto Trimone, Trimone, sì, che è esatto. espressione tipica tarantina. No, vabbè, quindi purtroppo spesso sono polemiche stupide, cioè ci sta che se un personaggio è cringe possa parlare in un determinato modo, ci sono in 5 milioni, in ogni manga c'è almeno un personaggio cringe che dice cose cringe e parla in maniera cringe perché è volutamente così. No, Cioè, ma ogni, almeno nei shonen, questa è magari ragazzina con la mostra, però. scollatura e il seno più grosso delle altre, quindi non può parlare così. Assolutamente. Esatto, Mai sia. cioè, io pure sono rimasto confuso da quella frase, ma si capisce che è voluta e che non è che gli è preso un colpo No, di ma poi tra l'altro non è cervello. neanche nuova perché lei parlava così già prima. La differenza è che Sì, quando il personaggio fu presentato in passato, non l'internet non c'eravamo era arrivati. così concentrato a incularsi Horikoshi anche quando respirava. Sì, beh, poi il punto è prendersi, cioè, prendersi a colatore per un motivo che non c'entra niente, però vabbè. Amen. Così abbiamo chiuso un attimo questa parentesi. Comunque ci è arrivata qualche altra roba da Instagram. Sempre Sì. Jowen, credo che sia sua la seconda risposta, che è quella con Kingdom. Sì, era lui. A questo punto, sei ancora fra noi, volevo chiederti cos'è la saga degli eroi dell'Olimpo, cioè se è quella che sta uscendo tipo con i periodici in edicola, Non è che forse Olympus oppure. Tomorrow? Non so se è loro Olympus, sono super curioso perché è una roba che non ho letto, ma mi incuriosisce da morire. Non come cartaceo, ma so che è su Webtoon, però quella è una di quelle robe che un giorno mi dovrò mettere a recuperare. Il problema è che sono sempre robe eterne su Per Webtoon. quanto ti dico, mi sono sfogliato perché mi è capitato oggi pomeriggio in fumetteria, ma lo sono sfogliato un attimo i volumi, non sono male. Cioè, sono fatti bene. Sì, è solo che io ho sempre quei dubbi relativi. Scusa, ma c'è il mio criceto che sta facendo una cosa tenerissima e devo fare una foto. Scusatemi il momento. Dovete capire che, ragazzi, che Angelo è comunque un proprietario di cani. Quindi lui ha questa tendenza con gli animali. Cioè, lui ha 27 anni, ma è già in modalità boomer con gli animali. Quindi lui fa le fotine. Fra un po' inizierà a fare come Marshall di How I Met Your Mother, ovvero creerà una newsletter in cui aggiornerà le persone sulle attività dei suoi criceti. Farà le filastrocche con i criceti e le manderà alle persone. Scusatevelo quindi se un giorno vi troverete una mail con lui con un criceto in mano che canta una canzoncina. Allora, Esatto, a proposito di. purtroppo questo è un problema. No, comunque niente, stavo dicendo, non so, in caso puoi decidere tu cosa intendi e poi vabbè, stai recuperando Kingdom, coraggioso, io non ne ho avuto non ne ho la forza di Manco recuperare Kingdom. Ah, io. Tanti, tanti Percy capitoli. Jackson, ok, ecco, Percy Jackson, io mi vedrò sicuramente la serie nuova che uscirà su Disney Plus, la vedrò 100-100 perché sono curioso. Ma fa parte, perché poi vedo l'anno di nascita, fa parte di quei libri che di pochissimi anni io ho mancato. Perché essendo del 96, quando sono usciti Percy Jackson, io ero nella fascia di età adulta,
appena superiore al target, ma nel frattempo mi ero già rotto le palle dei fantasy normali, tant'è che ero nel periodo in cui disperato andai al Mondadori e dissi: mi dai un fantasy che sia per adulti? Toh, Martin, Orc. E lì partì tutto un trauma No, perché io ti dico, paradossalmente all'epoca ancora leggevo, ma in quel periodo stavo leggendo la Truisi. In realtà, vabbè, io poi faccio questa distinzione netta. C'è anche da dire che io la Troisi e Eragon li ho finiti di leggere che ero un po' più grande perché banalmente mancavano gli ultimi libri. Ah, Quindi Leggende poi del a Mondo me in realtà per dirti Emerso. delle leggende del mondo emerso ancora manca roba, eh. Ah sì? No, io quelle le tre trilogie le ho recuperate tutte. No, io Secondo ne ho dette me, una sola. non è che la più uscita. Leggende. Leggende è quella cosa che. Per alcuni aspetti non mi ha mai convinto, ma dovrei rileggerli. Inheritance pure l'ho letto per un po' più grande, perché banalmente quando recuperai Eragon in blocco c'erano solo i primi tre. Inheritance si può anche non leggere, mettiamola così. Quel finale mi ha sempre fatto schifo e non ci sarà modo di farmi No, ma cambiare idea. Gliela doveva io dare, devo essere l'unico che quell'elfa faccio di merda, gliela male. doveva dare. Se l'era guadagnata e lo lascia in bianco. Vaffanculo, No, no, sti cazzi. vaffanculo. La vita è fatta così. Non si deve andare sempre in buca. Se l'hai guadagnato, cazzo, ha salvato il fottuto mondo. E ha eliminato la magia. Io l'avrei ammazzato solo per quello. Vabbè, anche solo il Deficiente, rinunciare alla fatto. magia, imbecille. Madonna, allora hai citato tipo la mia trilogia fantasy preferita. L'ho letta tipo 5 volte, mi sono recuperato anche la serie, proprio questo mese mi sono recuperato la terza stagione, ho quasi pianto sul finale, vaffanculo, l'hanno fatto benissimo, ho già sofferto troppe volte per quel cazzo di finale, ho dovuto soffrirci di nuovo, uno dei finali più belli ed educativi che abbia mai letto in un fantasy, bellissima questa Tra scuola l'altro, mi hai materia. convinto. Cioè, io non ho avuto modo di vederla e tecnicamente ancora non ce l'ho. Ma troverò il modo perché, se è così fedele e fatta bene, cazzo, ne vale la pena. Perché cioè, io col finale non è. Con i libri non è che arrivai quasi a piangere. Io con il finale dei libri piansi lacrime a fiumi, ma veramente a fiumi. Io ho aspettato metà della mia vita di vedere i Mulefa in live action e sono stupendi, sono fatti con Io una CG veramente deliziosa e quando i personaggi li toccano, non no, come certe mante. tra l'altro apro e chiudo Comunque. parentesi, il mio librone, perché io lo comprai l'edizione quella tutta unita, Culo, ok. ce l'ha ancora una mia amica, gliel'ho prestato tipo Io ce lo tre anni sgangherò. fa. A me regalarono la bussola d'oro cartonato che ha la sovraccoperta con quella del primo film. Poi ho il secondo brossurato, non cartonato perché costava meno, quindi mi presero quello. E il terzo che comprai appena uscito in Italia e quindi ce l'ho cartonato, ma la sovraccoperta aveva un buco dentro, molto bellina, come idea, peccato che poi si strappa. E quindi c'è quella trilogia. Un giorno troverò qualche idiota a cui piace la roba di edizioni vecchie, la venderò come ho fatto con Martin e mi prenderò il librone perché non è Ripetilo, troverò cosa. qualche idiota, così chi ci sta seguendo in live poi ti vede col cazzo che compro da te. Allora, hai presente la danza dei draghi? Io avevo i tre cartonati, li ho venduti a 40 euro. Ma io te lo dico anche per come tu fai ripetizioni, tu sei un ladro, però vabbè. Io sono riuscito a comprarmi l'edizione pelle di drago di quelle di Martin, che costano 22 euro l'una, spendendo nettamente tipo 10 euro perché avevo rivenduto tutte le altre. Ho fatto una mandragata assurda. Hai i geni leccesi, non avete rubato solo il barocco, ma rubate anche altre cose. Detto questo, ritorniamo in carreggiata, perché io non so, Angelo, quanto l'ho perdita. No, aspetta, Angelo, Stavo dopo. leggendo Instagram. Ci sono No, ma arrivate altre risposte? le ho viste, però ti dico, facciamole dopo. Ragazzi, siete quelli che ci hanno risposto su Instagram, fatevi vivi in chat, perché è piacevole parlarne con voi. Poi vi giuro, vi farò anche una storia. Però è bello proprio perché se siete presenti, se ne parla con voi qui, come sta succedendo adesso con Jovan. Ok? E noi ci facciamo un'alternanza, anche perché per dire, non so quanta roba è rimasta ad Angelo da farvi vedere, ma a Significa me. niente. Eh? No, io ho ancora tutto questo!
Ok. Per questo mi Ah, sta. una della roba tua è breve, quindi puoi accelerare. Sì, infatti, cioè, allora, per l'appunto, regà, indovinai, Oddio. che cos'è Bam! questo? Ve l'ho fatto già vedere 1.000 volte questo tipo di copertina. Che cosa vi sto Safety mostrando? Dragons. Esatto! Conosco lo stile ormai. Madonna santa, raga, perché ancora non comprate Drifting Dragons? Me lo dovete spiegare. Siete dei... Oh, non, veramente, non capisco, non capisco come facciate. Guardate che caspita di tavole. Io vi giuro, diventa ogni volta più bello. Vi ho già parlato di questo volume più volte. Questo volume si concentra sulla ricerca di una nave sparita, quindi diventa a un certo punto una specie di racconto marinaresco con le navi fantasma, che però viene sostanzialmente smontato da quello che è la fauna. Reale, fra molte parentesi, ovviamente dico reale, però reale all'interno del mondo narrativo. Adrian, quello vero? Ci avete mai sentito parlare? No, questo. Qualsiasi cosa sia, non ne ho mai sentito parlare. Ora la Google. Nel frattempo tu fra parla, io Google. Sì, ma che grazie Torresi per No, aver fatto questa domanda. la sto facendo apposta. Lasciami. Vabbè. Dren Steam. Ah, ma no, ok! Allora sì che conosco Ren e Stimpy. Cioè, ho visto sicuramente clip in giro, ma visivamente sì, aspetta, condivido Fa l'immagine. fammi vedere perché magari Oh, anche io non conosco il no, nome. vabbè, ma ora li riconosci anche tu. Non l'ho mai visto, non ho mai effettivamente visto il cartone, ma a livello di design sono famosi, dai. Oh Avrò mamma visto santa, qualche. no, no, regà. Io questi li evitavo da ragazzini. Cioè, a me bastavano mucca e pollo. Bastavano mucca e pollo con quel tipo di animazione. No, 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 no. Sì, ma questi sono sempre su quel filone. Cioè, mi davano gli incubi da ragazzino. Il fatto che Ma ci fossero tutti quei caccoloni giganti, quei nasoni, muco dappertutto. No, grazie. Sto a posto. Non ci tenevo. ok, mi è sbloccato un non ricordo perché è una di quelle cose che da ragazzino a volte mi capitava random in TV, ma per un motivo o per l'altro non vedevo. E ho visto che Nickelodeon, quindi sicuramente quando lo passavano in TV ero più grande perché Nickelodeon era su tipo su Sky insieme a Disney Channel, roba così, No, ma io ero io povero. lo vedevo, cioè, Nickelodeon stava anche sulla TV, non dovevi averlo solo su Sky, lo potevi anche vedere su vari canali. Io lo vedevo da mio nonno, e Sky non ce l'aveva. Ah, addirittura, ok. Sì, Niente, me lo ricordo perché per un certo periodo hanno dato anche qualcosa di Transformers. Comunque, regà, vabbè, per farvela breve, a sto giro i draghi sono praticamente dei medusoni, come potete vedere, cioè tipo questa colonia di draghi, è una figata. Come al solito, disegni bellissimi. Io mi sono anche mezzo emozionato perché poi, tra le altre cose, per l'appunto, siccome, come vi ho detto, i volumi vanno avanti più che altro con episodi, con una trama orizzontale, scusate, una trama verticale. Però comunque, della trama orizzontale c'è sempre, soprattutto da più o meno metà serie in poi. E qui si arriva a un punto anche molto emozionante rispetto alle cose che sono state dette prima. E c'è una dichiarazione finale di intenti che ti fa capire che ci saranno delle figate meravigliose in futuro da farti vedere, soprattutto a livello di design di draghi e via dicendo. Giusto per dirvi, a sto giro, fra le varie ricette, una di quelle segnate è spaghetti saltati con carne saltata. Salata, scusate. Così, per dirvi. Cioè, se volete avere fame. Tanto qui le ricette stanno sempre, sono perfettamente seguibili. Se non siete gente che dà fuoco alla cucina facendo dei biscotti, potete seguirle. Vado poi super veloce sulla seconda. Sì, Godzilla. dai, esatto, dai draghi era il collegamento più immediato che Esatto, potessi Godzilla è il più fare. grande mostro della storia. Regà, anche su questo ho già fatto un articolo. Io ogni volta ve lo dico, mi rendo conto che vi rompe il cazzo, però passate su Instagram, passate su Extracult, mettete un bel mi piace sul post. Se andate a leggervi l'articolo, che magari lì siamo anche più precisi, più concisi, visto che è più studiata la cosa. Ragazzi, vi dirò una cosa molto, molto, molto veloce. A me
lo stile di disegno di questo volume non fa assolutamente impazzire. Cioè, se devo prendere un volume di Godzilla che mi piace di più, Stokoe per me è il top. Cioè, Stokoe è l'autore. Ma perché ci si sposa benissimo. Stokoe è l'autore. È proprio nato per fare Godzilla, a mio avviso. Per il resto, Ma vengo. questo mese ti esce pure Wonton Soup, quindi. Esatto. Quindi, regà, è un blockbusterone. Francamente, se non siete dei fan di Godzilla, mi verrebbe da dirvi quasi che ve lo potete anche tranquillamente evitare. Al contrario, se siete dei fan di Godzilla, ci sta. E qui faccio un piccolo shout-out ai formati di nuovo di Salda, perché di base i volumi, scusate, i capitoli di questo volume, che è in bianco e nero e che costa 11,90 euro, Salda li ha raccolti negli spillati a colori. Considerando la storia, che non è sta roba fenomenale, che non è disegnata, è. Anche i colori, sì, la colorista è brava, ma fa il suo compitino. Francamente, farci un cartonato che sarebbe costato chissà quanti soldi. Invece, così. Magari non l'avresti manco comprato in No, cartonato. no, no. Se fosse stato cartonato a colori, io l'avrei lasciato. Francamente, l'avrei mollato là dove sta. Però, per questo No, formato, no, no. per questo prezzo, ci sta. Sai di cosa vorrei un cartonato a colori? Di Extremity! Quello lo comprerei. Tu no, io sì. Tu no perché hai brossurati, io sì, lo Io ho i comprerei. brossurati, ho il rame. Ci manca che prendo pure il cartonato. Perché secondo te, perché al Comic Con che esce l'Ultimate Edition di Murder Falcon non finirà che lo compro di nuovo? Ovviamente, grazie al cazzo. Cioè, io là su Soltanto Warren Johnson mi ci fiondo tipo il io. personaggio nella copertina di Dua Power Bomb. Mi ci devono scollare. Dopodiché hai il bodyguard di Salda presso che ti spara, Sì, tipo tiro al praticamente. piattello, boom, e vediamo farà cadere, schiantarsi al suolo. Finalmente morto. Niente. Allora, detto questo, andando Finalmente. avanti super veloce, perché poi qui mi rendo conto che si è fatta una certa e vi rompiamo anche i coglioni a un certo punto. Something is killing the children. Ok? Questo è il 5. Questo è, sì, è il volume 5. Hanno annunciato la serie TV Lo so, fatta l'ho dai creatori visto. di Dark. Impazzisco! Che Barambodare è un mostro. Dopo che gli hanno cancellato 1899, va a fanculo a Netflix. Altro che pagarci, va a fanculo. Gli faranno fare questo. Impazzisco, E ti dico impazzisco che per perché me lui è troppo funziona forte. perfettamente, perché, cioè, basta, anzi non basta, i mostri, c'è da dire, per dire, il mostro che c'è qui, farlo con un pupazzone non è fattibile. Non puoi. Immagino. No, cioè, allora, a meno che non mi trovo, cioè, se poi c'è il genio, che riesce a fare un pupazzone umanoide, che si apre come un fiore, con un occhio dentro, mi Ma non inchino. lo so, esiste, cioè, la cosa esiste, quindi se hanno fatto quello possono fare Sì, un po' però la cosa era tutto, un però. ammasso, cioè qui è differente, cioè non è body horror, ok? Cioè non è fatto per il body horror, è fatto per essere ultraterreno e terrificante. Borderline. Cioè è proprio C'è una un roba che viene da un'immaginazione di un bambino, ok. ok? Quindi allora, raga, questo è il volume 5, non vi sto a fare particolari preamboli, Something is Killing the Children. Non avendone mai parlato, vi faccio un riassunto veloce. Parla sostanzialmente di questa, la protagonista, Erika Slaughter. Proprio Slaughter, c'è cioè Massacro, il cognome è Massacro. Sì, ma ha un senso perché. Dicevi a me per i nomi. E vabbè, ma qui ha un senso perché il cognome non è che sia realmente suo, è il cognome della casata. Perché sostanzialmente, molto in breve, in Something is Killing the Children, la trama di base è che i mostri esistono. E nascono fondamentalmente dalle fantasie dei bambini. E solo i bambini e chi subisce una certa operazione riesce a vederli. Nonostante i mostri comunque possono in realtà interagire con chiunque. Cioè, ci sono anche delle scene nei volumi precedenti dove tranquillamente dei mostri squartano degli adulti. Solo che agli occhi degli adulti, semplicemente questa persona viene sollevata in aria all'improvviso e tranciata in due da una forza invisibile. Quindi fondamentalmente viene ricontestualizzato il mito di San Giorgio, viene sostanzialmente detto che il drago, cazzi e mazzi, erano questi mostri, e nasce quindi l'ordine di San Giorgio, che si dirama per tutto il mondo, in questo caso in America. Erika Slaughter è, stereotipicamente parlando, c'è da dire,
classico protagonista che non sta dentro le regole della casata. La casata è quel classico posto dove fondamentalmente, eh sì, noi dobbiamo salvare le persone, ma in primo luogo dobbiamo salvare il segreto e noi stessi. Quindi sti cazzi delle vittime, sti cazzi delle, dette in inglese, the casualties. Erika è tutto il contrario. Non è un personaggio simpatico, anzi, è molto grampi, è molto acida per certi versi, però. Ma in questa serie che c'è quella che si chiama Gabi, che è pure lei E infatti ti faccio cagacazzi. vedere, questa è la protagonista, questo è proprio, guarda, sguardo da protagonista molto simpatico. E Madonna, adesso vi pare lei un presento mostro. questa ragazza, si chiama Gabi. Mia figlia! Questa ragazza si chiama Gabi e cazzo ha la personalità della Gabi di Attack on Titan. Io infatti vi giuro, Alessio, cioè, se io avessi modo di intervistare Tinion, sarebbe la domanda più stupida del mondo da propormi, direi lì: lei è fan di Attack on Titan? E nel momento in cui mi risponderà sì, io lì faccio partire la colonna sonora. Però sì, la Dai, che ragazza. torna mia figlia venerdì! Fondamentalmente, ragazzi, ho preso il mostro il volume 5 e non vi ho mai mostrato niente, per il semplice fatto che Sneaky Sneaky ho letto gli altri, i volumi costano 15 euro l'uno. Siccome c'è un taglio netto fra volume 4 e volume 5 con l'inizio di un nuovo arco narrativo nel 5, che è uscito poi anche di recente, ho preso e ho comprato il 5. I 4 restanti li comprerò più avanti. Ma credimi, ve lo consiglio, è un thriller veramente interessante, i disegni sono una figata, certamente è uno stile particolare, è davvero uno stile E molto lo particolare. pubblica la Belgè, Sì, ricordiamo. lo pubblica l'edizione BD. Infatti vedete che il tipo di brossuratino è proprio loro. Cioè è lo stesso di... li troviamo solo quando sono morti, tanto per dire. Io soffro a vedere 15 euro quel numero di pagine, mi sento male, però un Guarda, cartonato ogni è tutto tanto. speso in carta. È tutto veramente speso in carta, perché è proprio carta di qualità. Sì, non ci sta. Ah, da cedere un pochettino di dinamicità. Cioè, regà, è un bel prodottino, è scritto bene, emozionante, mette paura quando deve mettere paura, ci sta. Te dici bel prodottino, che poi sta vincendo tipo premi, cose Sì, vabbè, ovunque. è che io non mi voglio sbilanciare, non voglio dire, Madonna, capolavoro della vita, dovete comprarlo assolutamente. È un bel No, prodotto, ma è cioè funziona per quello che deve fare, intrattiene. Io quando l'ho scoperto me lo sono letteralmente mangiato e fondamentalmente sono super indeciso perché poi a gusto personale, qui faccio vedere altro acquisto, anche questo è di Tinion, terzo volume di The Department of Truth. Se io vi metto a confronto questi due, ci sono sicuramente tematiche simili, ovviamente la testa dell'autore è lo stesso e ci sta lavorando in contemporanea, però per dire io preferisco The Department of Truth. Da un lato per il lato artistico, perché Simmons, scusatemi, c'ha un cazzo di queste dimensioni, Simmons, ma soprattutto Vabbè. adoro questa roba complottista, è estremamente cattivo, estremamente cupo, non c'è un eroe in The Department of Truth, mentre Something is Killing the Ma Children. complottista tipo come i film di Emmerich che dicono che i complottisti sono quelli che hanno ragione, o complottista nel senso che va in culo a Boh. determinate cose? Te Oh, interessante. l'ho spiegato, praticamente The Department of Truth parte dal preconcetto, anche qui vedi che l'autore è lo stesso, The Department of Truth parte dal preconcetto che anche lì invenzioni, mostri, UFO, cazzi e mazzi, tutto esiste perché la collettività, se pensa qualcosa, può cambiare il mondo. Quindi se abbastanza persone pensano che la Terra è piatta, la Terra a una certa diventa piatta. Se l'umanità pensa che non sei nel 2050, ma sei nel 1050, a una certa diventa il 1050. E yada yada yada, da qui The Department of Truth. Ve ne ho anche già parlato. Di questi non vi ho mai parlato in un articolo perché all'epoca non collaboravamo con Extra Cult. Ho fatto un post per il primo volume, ho fatto un post per il secondo, ho fatto anche un post proprio per questo terzo volume. E raga, qui vi faccio vedere un pochettino i disegni. Notate che prima con Simmons, questo volume non è disegnato da Simmons. Tutto il terzo volume
non è disegnato da Simmons, ma è disegnato da altri autori, ognuno, ogni capitolo con uno stile differente, perché, e qui adoro perché si mischia la necessità produttiva alla necessità creativa. Simmons era esausto, perché oggettivamente lui, come dicevo prima, ha un cazzo gargantuesco, ma cioè, i suoi disegni portano via tempo. Tinion va avanti come una macchina schiacciasassi, quindi diciamo che non gli è stato dietro. Quindi questo terzo volume che cosa fa? Prende, stacca dal protagonista e racconta praticamente delle side stories su un altro importantissimo personaggio che non vi dirò chi è, però è una figata, è un personaggio storico, è un personaggio realmente esistito. E quindi sostanzialmente va nel passato di questo personaggio e, ripeto, ogni capitolo disegnato con uno stile diverso che però è funzionale al tipo di storia. Cioè non sono degli stili assegnati a caso. C'è uno stile, per appunto quello che vi ho mostrato prima, questo, che somiglia molto alle vecchie riviste scandalistiche sugli UFO. No, sapete, quelle fanzine iniziali che si trovano in America? Eh? X-Files, io Esatto, ci cioè, quella credo. roba lì. Poi c'è questo stile che è fatto in questo modo per dare più l'impressione di antichità, perché per l'appunto è ambientato nel passato. C'è questo che è praticamente questo stile estremamente realistico e pittorico, che è fatto apposta perché sostanzialmente questo capitolo è un report di un caso successo ai due personaggi protagonisti del volume. Infatti, vedete che sono inframmezzati dall'interrogatorio, non inserito come fumetto, ma proprio come dialogo, botta e risposta, come se fosse una cartella di un file. Cioè, quindi, regà, è veramente anche questa una figata. C'è da dire che, La apro chiudo 500 una parentesi a proposito del prezzo, The Department of Truth non è soltanto un pochettino più difficile da recuperare perché dai e panini con le ristampe, ma soprattutto il primo volume costava 17 euro. Il secondo volume, fin tanto che è uscito, è costato 23 euro. Il terzo volume, 24. È vero che è passato un anno nel mentre, perché letteralmente il primo volume è uscito a febbraio del 2022. Però mannaggia al cazzo. Quindi, tant'è. Oioi, sto male. Le ultime due cose. Ragazzi, di questo invece ve ne parlo pochissimo per il semplice fatto che mi ci impegnerò un bel po' nell'articolo e perché sono le 11 di sera, quindi smetto di rompervi il cazzo. Batman Joker War, questa non è una run Elseworld, cose varie, fa proprio parte della run regolare di Batman ed è a mio avviso una delle migliori cose che sia stata scritta all'interno del regolare di Batman negli ultimi 5 anni, direi. Infatti, poi la run è tecnicamente del 2020. Il cartonato, anche lì dagli Panini, è uscito mo', a 3 anni di distanza. Ce Perché la realmente gli fanno. stronzi compravano gli spillati, no? Quindi i cartonati facciamoli nel 2000 mai. Però, per l'appunto, è una bomba. Il presupposto di questa parte di run, di questo arco narrativo, è che sostanzialmente Joker si impossessa del patrimonio di Bruce Wayne e sminchia tutto, perché effettivamente qui, sotto un certo punto di vista, la giocano anche un pochettino, diciamo, mematicamente sul fatto del Batman. Sì, è bravissimo, intelligente, ma parte principale del suo potere è essere ricco, sfondato e avere tutti i collegamenti del mondo a Gotham. Toglili quel denaro e vediamo che fa. E quindi succede veramente questo. Probabilmente ti fa comunque il culo, ma in maniera più E difficile. infatti è quello che succede, cioè alla fine Batman vince comunque, infatti Stan ha avuto delle ripercussioni poi in seguito nella run regolare di Batman, incredibile, manca a farla apposta per l'appunto, l'autore è sempre Tinion, stasera Tinion Mania, e poi c'è quel dio greco, poi in realtà non è greco ma è spagnolo, di Menez, che è pure lui mani sante, mani santissime, veramente ragazzi ci sono delle tavole che sono una roba fenomenale. E senza darvi particolari spoiler, perché poi a una certa, se vi racconto tutto, diventa difficile. No, aspetta, faccio vedere una tavola come questa. Trescissima per certi versi, ma meravigliosa.
Oddio, Batman scritto così sul mantello, sì, è un po' trash, però. Sì, Fede, Batman aveva studiato anche arti marziali, però nel momento in cui Joker, fottendogli tutto, gli fotte anche la Batmobile, diciamo che Batman se ne fa poco delle arti marziali contro una Batmobile in volo che ti spara missili. Cioè, più o meno il senso è quello. Però vabbè, io sto semplificando, ma il senso del discorso è che semplicemente in questo arco narrativo portano... Tante altre volte capita, il rapporto fra Batman e Joker è sempre un rapporto conflittuale che ogni autore cerca di portare, diciamo, a una conclusione, perché tra le altre cose ha una storia così tanto lunga editoriale che obiettivamente ogni autore ormai le ha provate tutte. Anche a sto giro c'è questo e ha una conclusione, tra le altre cose, a mio avviso stupenda. Grazie anche a quello che è l'evoluzione del personaggio di Harley Quinn e l'introduzione del nuovo sidekick di Joker, Punchline, che se c'è Torresi che ci sta seguendo, visto che Orni Torresi, mi mostro Punchline così. Questa è Punchline Torresi. Punchline. Mamma mia, prendimi te. Dimmi Cosa? No, appunti. Dimmi appunti. no, ma è... questa cosa è perché davvero Harley Quinn ha avuto un'evoluzione nel corso degli anni pazzesca. Tranquillamente, L'attuale Harley Quinn, o almeno l'Harley Quinn di questo arco narrativo, scritta benissimo, veramente, veramente bene. E ripeto, a conclusione, c'è un momento, raga, non è uno spoiler. Chi arriva qui obiettivamente potrebbe aver già letto la roba precedente. Alfred è morto da diverso tempo nella run di Batman e allo stato attuale, nella regolare, non è ancora stato riportato in vita. E anche questa roba... per Vabbè, ora. per ora sono gli ultimi 4 anni. Sono 4 anni che Alfred è morto. Già tanto. Per la normale continuità fumettistica, 4 anni sono tantissimi. Il prossimo reset del Sì, DC. No, sì. dai, dal 2016 non stanno andando più resettato in realtà, quindi non male. Visto che parli di Batman, mi attacca una cosa. Io, Vai. visto che tu parlavi della run regolare di Tinion, che è quella che poi ha lasciato il posto a Zarsky, io Sì. sono andato ancora più indietro e ho iniziato a recuperarmi, ma ho Quella di letto solo la King. prima mini storia, i primi numeri, quella di Tom King. È bella, è E ho molto letto bella. la prima storia, che si chiama Gotham, dove vengono introdotti questi personaggi nuovi che sono Mister e Miss Go no, Gotham e Gotham Girl. Sì. Mi sta piacendo, i disegni sono un po'. 2019, Fede. Mi sa 2019. Ok. Sì, non lo so. No, Dicevo, i ti dico, i disegni disegni non un sono po' incredibili normaloni. dopo. Però ti dico, poi i Menez, non mi Però. ricordo quando prende piede, ma la maggior parte dei capitoli degli ultimi anni li ha fatti lui. Hai visto i Menez Ma infatti la chi mia intenzione è di fare King, Tinion, così, visto che Zaschi purtroppo l'avevo iniziato, così ho tutto il percorso di Batman dal DC Rebirth in poi, e in più anche la roba extra che è uscita, non gli eventi, ma appunto Reptilian l'ho recuperato, Jock l'ho recuperato, così ritorno un attimo a essere il fag batmaniano che sono sempre stato, ma che negli ultimi anni mi sono un attimo sganciato per l'eccesso di pubblicazione, Vabbè, ma. ma ci sta anche, d'altronde abbiamo già parlato per dirti di Failsafe. È una roba dove obiettivamente, cioè lì ci sarebbe un lunghissimo discorso da fare su quanto può essere tirato la corda, su quanto un lettore può stare a determinate cose e via dicendo, via dicendo, via dicendo. Cioè per dire, anche il finale di questo volume ha una roba che ti viene da dire, vabbè, dai, ci sto perché Joker è Joker, però... Cioè, nel senso, no? È sempre una questione di patto con lettore, scrittore e soprattutto di No, beh, contestualizzazione poi di quello che è il mondo che si sta leggendo. per quanto mi puoi fare la continuity unica, quando cambia autore il mio cervello automaticamente resetta, perché so già che se tu hai una run lunga Tom King, una run lunga Tinion, avrai degli elementi che non tornano per forza e non può essere tutto coerente, non ce la puoi fare. Non Sì, ce la sì, puoi sì. Per fare perché puoi farlo se sono sei issue o quanto sei. ti dico, comunque, che continuità fra King e Tinion
ha funzionato. Tra le altre cose, c'è una cosa. Cioè, Madonna. c'è una roba che mi pare che l'abbia fatta King. Non mi ricordo mai se è Quest Ma. Come cazzo è che si chiama? Quest Master. Ah, cazzo. Taskmaster, no, 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 Taskmaster no, della no, Marvel. è un personaggio nuovo. Sono sicuro. Se non hai letto i capitoli degli ultimi anni, vienimi in aiuto, Fede. Sono sicuro che lo conosce. Tizio vestito elegantissimo, pelliccione, bendato con un punto interrogativo in faccia. Mi sta mancando il nome. Task, ma no. Mannaggia la miseria. Vabbè, non mi ricordo se l'abbia fatto King, ma se l'ha fatto King, c'è pure lì un collegamento con Joker. Ma quando ho letto quella roba, Madonna, meraviglioso. Poi vabbè, sono io che adoro Joker quando viene anche osannato dagli scrittori. No, non è l'enigmista, Alex. Per quanto sì, la descrizione ci starebbe. Tra le altre cose, nei prossimi mesi, forse il mese prossimo, vi faremo una serie di post. Mese prossimo, in realtà adesso a marzo, sicuramente vi faremo una serie di post sull'iniziativa One Bad Day della DC. Perché deve È uscire. uscito Catwoman. Cosa? È uscito Catwoman. In America? Ah, non l'avevo Non so capito. se cartaceo, sicuro in America. Ah, no, allora devo vederlo perché essendo separati, ti ricordi, ho detto su Stacchio, mi sono separato, Sì, quindi devo c'è un ricercarmi problema tutto. di Esatto, no, no, ricerca. qui in Italia uscirà One Bad Day Venom, dovrebbe uscire Bane, One Bad Day di Bane. E regà, lì vi facciamo un recap post per ognuno, perché è un'iniziativa fighissima, veramente bella. Cioè, avendoli già letti tutti online, sono una figata. Poi vabbè, si può disquisire sul formato, imbrossurato. Io per dire non lo sto comprando perché aspetto un cartonato. Anche che mi fanno un cartonato grosso così, che costa 35 euro, glielo prendo. Però Minchia, ma preferisco il cartonato probabilmente. rispetto al brossurato. Detto questo, io finisco con l'ultimo monumentale Cartonato. volume. Regà, questa è attualmente l'ultima run disponibile dei Guardiani della Galassia. È la run di Ewing, che è il tuo sottotitolo Siamo Supereroi. Allora, qui c'è da fare un discorso. La farò breve, anche perché pure qui ne parlerò in un articolo nelle prossime settimane. Questa run è quella che succede alla run di Cates del 2019, ok? Che è probabilmente la run a cui mi gioco la qualsiasi Gunn si starà ispirando. E poi Fede, mo che finiamo la live, so già quali capitoli sono su Takeomi. Vado a prendere il personaggio, lo metto in chat, sicuramente il nome ti viene, ma viene pure a me, mo non mi sta venendo. Però vabbè, dicevo, sostanzialmente, questa è la run che segue. In generale la Marvel si sta ispirando a run più nuove nei loro ultimi film, tipo anche Love and Thunder doveva essere ispirato alle run un Sì. po' più nuove di Aaron, eccetera, ma poi è andata Sì, come è vabbè, andata. Aaron ancora poi 2014, questa è recente, cioè quella a cui secondo me si ispirerà dai trailer. Sì. Quella a cui si ispirerà dai trailer, poi bisogna vedere nei fatti, però dai trailer, il film di Gunn è la run di Cates, molto più breve, una run di soli 12 capitoli, 13 se contiamo l'annuale, di cui, apro e chiudo parentesi, il cartonato se lo cercate al momento sulla Panini non è disponibile, quindi vi attaccate al cazzo, e mi ci attacco anche io perché non l'ho comprato all'epoca perché volevo risparmiare, ed è una run che mi ha fatto anche lì piangere, forte. Cioè, mi ha proprio fatto commuovere. Questa run di Ewing, prezzo di copertina 39 euro per praticamente 18 capitoli, prende piede praticamente subito dopo ed è, non dico altrettanto potente, ma ci andiamo veramente vicino. Lato artistico, solite questioni delle run regolari, cambiano ovviamente dei disegnatori, eccetera, eccetera. Però, regà, avete tavole fighe come queste, per dire. Queste qui sono quasi specifiche del personaggio di. Ma mi ricordano un sacco Sorrentino, ste tavole con i cerchi. Guarda, qui no, Sorrentino non è fra i disegnatori, però sì, poi l'hanno fatto No, apposta si per dovrebbe. Mondragon. Cioè, lei ha tutto questo tipo di tavole oblique, tondeggianti e via discorrendo. Cioè, ci sta una meraviglia. Guarda, guarda per dire questa. Vedi tutti quanti tondi?
Ah, ok, bellissimo, ok, Cioè, io sono è proprio il suo sacco personaggio no. che ha questo tipo di tavole, gliele hanno assegnate. Poi, oh, figurarsi, parliamo comunque di fumetto standard americano, Marvel, quindi non mancano quando necessario le griglie come queste. Sì, per carità, cioè, Ma da capo l'erano scritto. regolare sempre un po' quelle cose che a volte vedi che sono cose fatte un po' alla buona per risparmiare spazio e Sì, tempo. però dipende, cioè per dirvi, questa tavola che vi ho mostrato, cioè questa qui con la griglia, ci sta benissimo perché non è azione, ma è un dialogo serrato fra psichiatra e Nova. Psichiatra non è Ok. lo psichiatra di Nova, cioè Nova va dallo psichiatra. Quindi, Wow. sì, quindi fondamentalmente serve un dialogo molto, molto stretto. Altre tavole per dire, guardate questa qui che figata. Ok, la scambierei per una tavola di Thor, se non fosse Perché che questo è so Zeus, come. perché questo è Zeus. Chiaro. Fondamentalmente, regà, è il sunto del discorso. Ah, ma guarda, ti faccio vedere quest'ultima tavola, guarda che figa questa. È un proiettile quello, Sì. 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 Oh, ci vedo ancora, ok. Fondamentalmente, regà, il punto del discorso con i Guardiani della Galassia, soprattutto degli ultimi anni, si basa sempre sul fatto che loro sono eroi, ma sono eroi perché sono nel fumetto, no? Sono eroi perché sono personaggi della Marvel. Però fondamentalmente questi qui non vogliono fare cose eroiche, questi qui ne passano di tutti i colori, venendo per l'appunto dalla run del 2019 ne hanno passati di ogni colore, vorrebbero soltanto avere calma, ma l'universo dice no e soprattutto loro, al di là dell'essere eroi, anzi forse proprio la definizione di eroe è quella che segue, però loro prima di qualsiasi cosa sono delle brave persone. Quill soprattutto, Rocket come amico anche. Quindi fondamentalmente si vanno a incarcagnare a muso duro contro le malvagità dell'universo che ovviamente gliene creano di tutti i colori. La parte più bella anche di questa run, esattamente come fu per quella di Cates, è la dimensione estremamente familiare di ogni racconto. Cioè, sì, ok, ci sono le divinità, cazzo, l'incipit è letteralmente il fatto che le divinità greche si sono resettate. E sono tornate stronzissime. Sono tornate che praticamente richiedono tributi di sangue distruggendo i pianeti. E quindi Che fondamentalmente. dire? Sì, finissimi. Però al di là di queste esagerazioni fumettistiche, queste esagerazioni da Marvel, da combattimento, fondamentalmente il fulcro sono i rapporti rotti fra le persone. Rapporti anche poliamorosi per dire, cioè ci sono Nova, Quill e Gamora che fanno questo stranissimo ma meraviglioso triangolo dove si vogliono bene a vicenda. È pazzesco. Uno dei capitoli che mi ha fatto impazzire di più è uno fatto dal punto di vista di Groot. Quindi tutti i Ok. personaggi parlano e c'è Gamora che dice: Io sono Gamora. C'è Rocket che dice: Io sono Rocket. Ok? E via discorrendo. E quel capitolo è meraviglioso perché tu puoi intuire quello che si stanno dicendo fra di loro dalla scena, da come sono disegnati. L'emotività ti viene data da quello. Tant'è che poi nei capitoli seguenti ci sono tipo dei flashback dei personaggi che ripensano a quelle cose che si sono dette. Con i dialoghi però. Esatto, e lì vedi il dialogo. Cazzo, lo sapevo che aveva detto questa cosa. Perché, cioè, funziona. Quindi davvero, è una run pazzesca. Se siete fan di Ewing come autore, ve lo consiglio, perché poi in generale Ewing va matto per le cose spaziali. Date a Ewing lo spazio e lui vi donerà un bel fumetto. È Sì, una poi gli bella... dai loro e ti danno comunque un bel fumetto. Cioè, Assolutamente. ho scoperto che sono anche romanzi. Vabbè, sono incuriosito. Ho visto uno solo, fai il trailer l'altro giorno. Ho detto, ah, ok. No, no, quindi vai, regà, è scritto bene, è disegnato altrettanto bene il team di disegno che ha lavorato su questa run nei 18 mesi, 18 capitoli, anzi,
ha fatto un bellissimo lavoro. Per l'amor del cielo. Ah, tra le altre cose, vi dico, a livello di continuity, se non avete. Io vi ho detto che viene subito dopo la Randy Cates. In realtà, devo essere franco, è scritta abbastanza bene da poter essere letta da sola. Cioè, se voi non vi comprate la Randy Cates, certo, vi perdete dei dettagli. Ma è. Cioè, questo volume è veramente autoconclusivo di suo. Cioè, lo prendete, basta a se stesso. L'unica cosa, a mio avviso, che perde un po' è l'ultimissimo arco narrativo. Dove obiettivamente i personaggi, diciamo che raggiungono il loro, chiamiamolo status quo, però vabbè, raggiungono i loro obiettivi di scrittura, chiamiamoli in questo senso, si chiudono i cerchi. C'è soltanto però una roba riguardante il Dottor Destino, non vi spiego perché il Dottor Destino si è inserito in una suite dei Guardiani della Galassia, che però, devo essere franco, è un palese incipit per qualcosa che avverrà in futuro. Siamo nel 2023, io ancora non ho capito che cazzo sia. Mi sarò perso delle rane nel mentre, però. No, Tutto questo è il nemico di prima è raso ormai. Non so, questo qua è un altro nemico che Marvel che mi suona nuovo, perché io poi già con i nomi faccio schifo, quindi no, figurarsi con... probabilmente anche io. Però no, i nemici di tutta la run sono in generale le divinità dell'Olimpo, in parte Knull. Perché questa rana è stata scritta durante il periodo di King in Black. Però anche lì è scritto abbastanza. Ewing è stato talmente bravo da farti capire tutto. Cioè, veramente, non hai bisogno di sapere che cazzo sia King in Black. Non ne hai veramente minimamente bisogno. Un po' Assolutamente. come Sylvester Nero, io l'ho letto senza sapere un cazzo di quello che stava succedendo in quel frattempo nel mondo Marvel, perché ne ero distaccato. Sì, ah, e poi a Però. proposito, infatti, faccio vedere quest'ultima cosa, proprio perché... Ah no, scusami, era una Randy Cates, scusa, mi stavo confondendo. No, perché per l'appunto Sylvester Fernero ti avevo raccontato che c'era quella roba, no? Vabbè, quindi niente, regà, se siete fan dei Guardiani ci sta, se siete fan di Ewing ci sta. È una run divertentissima, è emozionante, è super moderna per certi aspetti, sotto questo punto di vista c'è da dirlo. È veramente, veramente, veramente tanto moderna. E quindi Nisba, Nisba. Io ho una roba, ma me la tengo per il mese prossimo, ma mi limito a dare un hint, ok? O qualcosa di simile. Allora, vi metto in chat un link e vi dico, questo qua è il Substack, è un sito dove la gente mette roba. Questo è il Substack ufficiale di Jeff Lemire e lui qui ha pubblicato gratuitamente. Quindi è un download legale, il preludio a un universo che hanno creato lui e Andrea Sorrentino. E da noi questo stesso preludio è stato portato con il Free Comic Book Day di quest'anno. Io non ho l'albetto cartaceo perché nella mia città non hanno fatto Free Comic Book Day e la persona che me l'ha preso l'albo non l'ho ancora incontrata, quindi... Mi ci devo ancora vedere, quindi ce l'ha questa persona qui in ostaggio. E che dire? Hanno creato un universo, appunto. Poi vi parlerò delle due storie uscite fino ad ora e entro quest'anno ne usciranno altre. Cioè, quei due sono folli, hanno creato una roba che non ha senso, veramente, una roba fuori di testa. Sempre molto sull'horror, thriller, però molto, molto più sull'horror soprannaturale, quasi cosmico per alcuni aspetti. Boh, cioè, questo è il preludio gratuito. E tu lo leggi, sono 32 pagine, lo leggi e fai. Quindi è il preludio micidiale. Cioè, non mi metto a parlare delle due storie che vorrei, me ne tengo per il mese prossimo. Niente, spero che Bao ha detto che porterà la roba loro qui, spero si muova perché voglio 10.000 Black Feathers, voglio leggerlo in italiano, voglio rileggerlo, cose assurde, anche The Passage, cioè vorrei leggerli entrambi e non vedo l'ora che esca roba nuova perché questi due sono pazzi e ormai lavorano talmente bene assieme da aver creato una tale codifica visiva che io ormai riesco a capire perfettamente ogni singola cosa che vogliono dirmi guardando quello che fa Sorrentino cambiando lo stile, eccetera. E
Eppure sono riuscito a creare un universo con una simbologia comune che mi sta mandando in tilt il cervello perché è troppo bella e voglio capire cosa vogliono fare. C'ho delle tavole nelle due storie che ho letto che sono incredibili, mamma mia, sono incredibili. Allora, fun fact, mentre tu stavi parlando di una cosa, io ho mandato una tavola ad Angelo, e sì, Fede è lui. La parte divertente, Angelo mostra il telefono, la nostra chat. Ho mandato la stessa identica. Sì, era lui, era lui. Ah, questo mi sembra un disegnatore un pelo migliore di quello che c'è con E Tom tra l'altro, King. infatti, mi ero confuso. Mi ricordavo bene, non è King, è sempre Tynion. Questa parte è sempre Tynion e Jimenez. Cioè si vede che è decisamente una mano migliore. Vabbè, sono un rompipalle. No, vabbè, ma ci sta. Ma Desesano. perché Jimenez è un cazzo di Dio. Cioè, se seriamente è bravissimo, è bravo, 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 bravo. È inutile girarci intorno, è bravissimo, certamente. Poi magari c'è chi può lamentarsi, non saprei perché, ma c'è chi si potrebbe lamentare dicendo: "E vabbè, ma prende se stesso come modello per determinate scene, eccetera, eccetera." Oh, è fisicato. Ha tutto il diritto di potersi prendere come modello. Ma chi se ne fotte, ma chi se ne fotte. Comunque. Caput, regà, Angelo vi ha detto la roba digitale. Io, rispetto al mese scorso, No, mese io sono andato prossimo. avanti semplicemente con le cose che già avevo detto mese scorso. Avrei voluto recuperarmi House of Slaughter, che è lo spin-off di Something is Killing the Children, per il quale avevo deciso di lasciare maturare un bel po' di capitoli. Me lo sono messo da parte su Takeomi, ancora non l'ho letto. Devo ancora incominciare Orient, so mesi che ce l'ho là, mi ero ripromesso che nel 2023 me lo sarei letto, non l'ho ancora fatto. Cioè, l'unica cosa in più che ho letto diverso è lo spin-off nuovo rispetto ai due spin-off nuovi di Sins of Sinister. Ah, e ho recuperato, ecco, per l'unica cosa, regà, ho recuperato Carnage del 2022. Carnage del 2022, run di Ram Quinto, il disegnatore mi pare che si chiami. Era Kendrick Lim, mi pare, non mi sto ricordando. Però vabbè, regà, è una bella run. Molto trash per certi versi, ma veramente interessante. Disegnata molto bene, super intrigante, considerando che non puntano unicamente sul far massacrare tutti da Carnage. Per quanto ovviamente il senso del pericolo è settato là, perché Carnage è Carnage. Carnage è un fottuto malato di mente. L'obiettivo in questa sua run è distruggere l'intero universo. Non è una riduzione. Lui sta andando avanti al decimo capitolo, ha acquisito anche le armi per distruggere l'intero universo. Quindi vediamo dove vanno a parare, Bene. però. Vabbè, regà. Bene. Grazie per averci Niente, no, seguito. il mese Se... prossimo sarà un disastro. Cioè, sono secoli che mi continuo a dire che devo iniziare determinati manga, leggere determinati manga entro quest'anno. Io non so, cioè, a marzo già sono di salda per usciranno tre cose che voglio leggere. Dove lo trovo il tempo? Cioè, sto mese questo coso è uscito tipo il 21 e quindi tutto il tempo che ho avuto per leggere in questi giorni me l'ha assorbito questo. Quindi è un disastro, ragazzi, è un disastro. Sì, Voglio un sì, sì, sì. altro me solo a leggere. È un me che va a lavorare e fa altro, pulisce casa, cucina. È uno solo a leggere tutto il giorno. Vabbè, c'è da dire una cosa, io non capisco perché tu non riesci a leggere mentre cucini, devo essere sincero. Non col cartaceo, e poi non leggo col telefono, ma col tablet. Vabbè, sì, io sto a cucinare, io con una mano cucino e con l'altra leggo. Ma è comunque un tempo risicato quello in cui cucino. Il problema è Vabbè, che 20 dovrei non minuti. lavorare. Ah, iniziate a farci tipo nozioni enormi, così non lavoriamo. Mamma No, mia. dovrei No, no, il lavorare. cazzo, io mi laureo e lavoro. Io voglio lavorare. No, La infatti. mia laurea sarà fatta in maniera tale che io potrò lavorare tranquillamente fino a 80 anni, essendo felice del mio lavoro. Comunque Questo lo sì. prendo come un trattamento.
Comunque sì, Fede, cioè, ho anche io ho avuto l'effetto, non capisco perché ho avuto questo effetto Mandela del punto interrogativo in faccia, quando tra le altre cose è la D di designer, cioè, vabbè, ciccio. Ok, ci sta, forse perché i film ne hanno colto lo spirito a differenza di altre cose, non lo so, non saprei. O forse perché in realtà c'è stato un viceversa ben fatto. Guarda, Anche con i io Guardiani dopo. Eh? ho scoperto, adesso ho scoperto che esistono due run di Bendis dei Guardiani, uno del Sì. 2013 e uno del 2015, per Sì. dire. Ma voglio dire, non. È un po', per me è un po' un mix. Cioè, per come ho sempre vissuto i Guardiani della Galassia, penso che ci sia stata un'influenza incrociata veramente figa, dove però fondamentalmente sì, Gunn è riuscito a creare un prodotto come Cinecomics che funziona abbastanza bene da non risultare una cacata nel momento in cui ci scrivi un fumetto e ti dà l'idea del Cinecomics e viceversa, cioè funzionano. Non lo so, però sì, io sto immaginando la gente abituata all'Hulk della Marvel, gli do in mano Immortal Hulk, penso che dice, scusa, esiste davvero? Cioè, Hulk può essere scritto in questo modo? Sì. Ah, vabbè, sì, mi stavo scordando anche l'Hulk. Capito? Cioè, lì cozzano completamente perché tu hai Cringe Hulk da una parte e un personaggio vero dall'altra, ma anche se gli dai Planet Hulk gli vedono il cervello probabilmente, quindi niente. Ah, vabbè, ma se vogliamo parlare anche in termini base, anche quello di Cates che ti ho dato adesso, con Hulk che non riesce a fare un cazzo. Nel Marvel Cinematic Universe, e poi arrivi nell'ulti di Cates. Ah, sì, aspetta, fammi compattare il nucleo di una stella a pugni. Ah, è vero, Molto tremendo. non te l'avevo raccontato. In uno dei capitoli compatta per sport, non per la rabbia, per sport con gli altri Hulk. Compatta una stella a punti. Va bene, ok, signori, è stato bello, ci siamo visti, ci siamo sentiti, ci sentiamo settimana Settimana prossima dove prossima. proveremo a recuperare la live su One Piece, visto che tanto i capitoli si accumulano e pausa non ce n'è, forse, però proveremo a recuperarla perché stanno passando veramente un mare di capitoli, nonostante non Sì, succeda sì. un cazzo, però qualcosa è Il successo tutto è almeno quello, cioè all'inizio. 10 capitoli sostanzialmente passeremo un'ora a bestemmiare e l'altro quarto d'ora a dire tutto quello che è successo in 10 capitoli. Almeno nell'ultimo è successo qualcosa. Quindi dai, ho speranza che quantomeno la trama va avanti. La trama va avanti. Non mi interessa come va avanti. Come Verso un Eren, muro di avanti. mattoni. Esatto. E aspettatevi probabilmente un post su Attack on Titan per domenica, forse, Sì, vediamo, non lo probabilmente. Sta so. settimana, regà, vi pubblichiamo sicuramente più articoli. Domani esce quello su Parno Graffiti. Probabilmente direi Poi New Barn mio. esatto, o mercoledì o giovedì New Barn. Venerdì, volendo, vi uscirà quello su Chojin X, che è un po' una ripetizione rispetto agli altri. Però lo riscriveremo, regà, un pochettino con un po' di consapevolezza dei capitoli futuri e soprattutto considerando la divisione in volumi. Era quello che mancava principalmente quando abbiamo scritto l'altro articolo, perché banalmente adesso abbiamo il volume cartaceo in mano. Quindi vediamo un pochettino chiamiamolo disordine della pubblicazione attuale di Chojin X, a cosa porta nella fruizione a volume. Ciccia. Poi settimana prossima vi parleremo. Effettivamente saranno. Magari vi faremo meno live sto mese, perché da capo sarà un mese abbastanza tosto. Però ad articoli state copertissimi. Regà, notte. Buonanotte.